Rieccoci. Buonasera. Sì, Buonasera. Esatto. ragazzi, il pizzico di ritardo è perché già stavamo intraprendendo le nostre chiacchiere nello studio digitale, poi ci siamo resi conto dell'orario e quindi abbiamo detto, ma perché non parlare con gli altri e quindi condividiamo il tutto? Aspettiamo sempre qualche minuto che arrivino un po' gli altri. E ragazzi, io non dico indignato e la soluzione del Pizzani, ma vedremo, io sono curioso di vedere le motivazioni perché. Con quel ricorso che era stato fatto, veramente adesso io ho il buio totale. Non so Piero è partito a dirvi. razzo, eh? Ah? Piero è partito a razzo. Mi ha dato la soluzione di Pizzani, sono Sì, era l'unico mi aspettava, Piero. che al bar. Io non sono indignato, ma sono curioso, cioè perché veramente lì c'era un ricorso fatto bene con tutti i punti che abbiamo sviscerato. Vi rimando alla puntata su YouTube perché ho fatto più o meno una ricostruzione dei punti cruciali, no? Perché erano quelli che sono stati portati in appello. Andate a dare un'occhiata alla diretta che abbiamo fatto io, Monica e Diego, e così vedete quali sono stati i punti principali. Io adesso veramente. Cioè, potrei averla un'idea, ma diciamo che non ce l'ho perché voglio vederlo scritto nero su bianco, no? Che cosa che non Non so se accomunica avete fondamentalmente sentito, verso una condanna. io credo che voi stiate guardando anche di. Avrete visto la puntata di Quarto Grado, io l'ho rivista stamattina un po' a pezzi mentre guidavo, ascoltavo, no? E non so se è stato lì, perché non ne sono sicura che il consulente della difesa ha detto, perché ancora è il PM che si può appellare alla sentenza di assoluzione. Guglielma, tu avrai sentito, no? E stavo andando a sbattere, ho detto che cosa ancora con questa storia non legge Pecorella. Secondo loro, se un in primo grado viene assolto, che la procura si appelli è un atto di. È una. Come si dice? Non mi viene la parola, tanto mi fa innervosire questa cosa. È un delitto a sua volta, nel senso che non dovrebbe essere così. Ed è veramente Però è giusto il agghiacciante questa contrario, cosa. cioè in questa logica è giusto invece, cioè va bene che il primo grado Rispettare. ergastolo poi si assolva, cioè beh, una logica schiacciante, dà senso. No, no, Come no, no, tante ma cose allora, che leggiamo hanno senso. io ho visto, no, su questa cosa che c'è da dire che si è prestato molto Tizzani a far parlare di sé perché caratterialmente, te lo È quel che. raccomando, no? Si è saputo distinguere anche davanti all'assoluzione pensando alla moglie che non gli lavava più i piatti, però questo non vuol dire perché se tutti gli uomini qui fossero degli assassini, No, certo. allora Certo. sarebbe una carneficina. Quello che mi lascia perplessa è la storia del serial killer, che pare che ci Anche siano perché proprio dei punti in comune del DNA, spiegava il consulente della difesa. io non lo cioè non lo si parlava di un aplotipo, da qui a parlare di un matching completo, guardate, ce ne passa, perché poi per altri casi, magari i consulenti servono tutti e 24 marcatori, qua con mezza roba trovata sull'Ipsos non è la stessa persona, no. E poi soprattutto non si parla di assenza di DNA del marito, c'è, però la giustificano perché comunque il cutter è stato messo nella busta che conteneva la loro cena, c'era cioè la busta con le mozzarelle, no? Quindi parlano di un trasferimento, no? Una cross contamination che è venuta dalla busta che loro avevano in casa perché avevano spacchettato le mozzarelle per cenare sul cutter, però io mi chiedo, guarda, un deposito così casuale che si trova nel punto nevralgico del cutter, ovvero sull'impugnatura, sulla lama no, perché era un pochino aperta, perché poi sulla lama sono state trovate delle altre tracce, ok? Quindi anche quella è una casualità strana, quindi c'è, però è DNA da cross contamination. Vabbè, però ora ci esprimiamo su cose che non conosciamo, perché effettivamente No, vorrei vedere che infatti. cos'è che non è stato, cioè che cose che non ha retto. Sì, bisogna sentire la sentenza anche perché cioè non ci sono dubbi da quello che è emerso rispetto alle indiscrezioni, no? Pare Per che chi sia arriva stato adesso, tolto proprio. innanzitutto saluto, grazie, benvenuti e parliamo del caso Tizzani, se vi volete agganciare col discorso, perché è stato assolto, no? L'altro giorno, quindi siamo un attimino qui a chiederci il perché. Perché ne Ciao avevamo Ale, parlato, abbiamo caricato da grazie poco la puntata su YouTube e quindi eravamo un po' tutti in attesa, però ecco. Ale. No, veramente sono curioso, spero che passino in fretta sui 90 giorni o che il deposito avvenga prima. Prima. Allora, ragazzi, come avete letto e come avevamo promesso, finalmente abbiamo deciso stasera di piazzare la nostra selata cacciarona, no? L'avevo detto, adesso lo
fatta diventa un po' più elegante stasera, Criminology International Tour, ma è la serata cacciarono dei casi internazionali, no? Portando poi, diciamo, un po' all'attenzione quella che è la meteorologia investigativa, cioè come nasce questa criminologia investigativa. Quindi, al di là delle chiacchiere, magari abbiamo quei 10 minuti di didattica, e anche perché veramente nei casi che vi racconteremo c'è da pensare, perché come l'intuito poi è diventato strumento, perché fondamentalmente vedrete da soli, vi metterò alla prova anche con qualcosina che vi racconto, qualcosa che vi faccio vedere, che avrete anche voi le intuizioni. La bravura degli investigatori è stata rendere quelle intuizioni un metodo, cioè quello è stato il passo. Oggi è anche poi una giornata particolare della salute mentale, che forse alla lontana possiamo commemorare, no? Perché tra virgolette ci sono in questo campo anche delle diagnosi, no? Da fare di psicologia, disturbi, si Certo. discute sempre delle capacità di intendere, di volere e quant'altro. E sono poi particolarmente felice perché ho deciso di suicidarmi del tutto, intraprendere un nuovo corso di studi quest'anno, quindi inerente alla psicodiagnostica, la psicopatologia forense, perché diciamo è il tassello che mi manca fondamentalmente, quindi volevo andare a colmare questa laguna. Quindi io sto carico a palla stasera, faccio la serata che mi piace. Sono in compagnia delle mie amiche, in compagnia vostra, quindi veramente non posso chiedere di più. Sono lasciato la felpetta per essere più easy. Un Più smart, più giovane. bruzzetto, sì. Un bruzzetto. Guarda, mi sta crescendo con le mollichine, Roberta. Mi sta crescendo veramente da anni, come, per me è come una sorella maggiore, lo dico sempre. Con cara Maggiore. attenzione, eh? Una Sembra sorella una maggiore. ragazzina, Roberta. Diciamo anagraficamente solo lo è, ma veramente le devo tanto, perché la cosa che mi piace della dottoressa Abruzzone, e lo dico, è che dà il suo sapere senza gelosia a tutti. Cioè, chi fa i suoi corsi È lo sa. vero. Lei, quando deve spiegare una roba, non è gelosa del lavoro, cioè ti spiega come va fatto il lavoro, non è che se lo tiene per sé. Cioè, ti Che spiega il senso avrebbe? ragionamento, cioè è bellissimo il modo di fare didattica. Non lo dico per fare la pubblicità al corso, se è proprio commento spassionato. A parte questa serata andrà persa, nel senso che non la pubblicheremo, quindi è un'esclusiva solo per chi è in diretta e per chi avrà la fortuna di vederla nei prossimi 14 giorni. Dopodiché, oblio, non la vedrete più. Quindi, veramente stasera è C'è anche un'occasione. Chiara. Chiara, hai finito questo master? Chiara, rispondi tu, perché io già so la Perché poi risposta, però. Chiara abbiamo detto che la invitiamo una volta. L'hai detto tu, l'hai accolto, quindi aspettiamo che ci racconta con la lode. Brava, ma è stato adesso allora? È stato 15 Sì. giorni fa che ha detto che... Sì. Auguri, Chiara! Quindi ti aspettiamo qui, magari ci racconti del caso, se non si possono fare nomi, Con la lo capiamo, ce lode. lo racconti, diciamo, Ah, 2 giorni. come esempio. Vedi? Auguri, sono contenta. Presto toccherà anche a me. Presto, ancora. Quindi magari ci organizziamo per settimana prossima, tieniti pronta, così c'hai la tesi fresca, insomma, sei ancora carica, eh? Magari ci racconti il caso se ti va. Non Possiamo era. invitarli tutti, eh? Tanto che... Ragazzi, questo commento lo devo passare. Non l'ho Consentite, bella stasera lì. sarà una serata un po' particolare, quindi ci concediamo anche le 4 chiacchiere. Facciamo i nomi e cognomi di tutti i colpevoli, tanto verrà cancellata. No, noi abbiamo sempre una suola di fan che ci segue, diglielo Giovanni, che è Fare pronta lì a captare ogni singola parola screen, fare clip, per poi intasare le procure, anzi una in particolare di pagine, pagine, pagine. Quindi siamo responsabili sempre di quello che diciamo, perché però poi non non vedo so. l'ora di poter dire quello che vorrei dire, che ora non posso, Arriverà il che momento, sarà arriverà il pubblica. Non vedo l'ora, momento, perché magari c'è arriverà, sempre qualche talpina qui tra noi, quindi arriverà. vi dico solo che oggi inizia a chiudersi un bel cerchio che dura da anni, quindi arriverà. Poi ne parleremo proprio spiegando tutti i punti e mettendo i tasselli dove vanno messi. Tutta sta storia alla fine è degna di una serie Netflix, cioè di un approfondimento, ce lo possiamo fare. Manca più Ed è stagioni, però. anche Sì. un approfondimento delicato per il rispetto delle persone che veramente sono vittime di quei reati. Beh, sì, hai ragione. Veramente sono vittime di quei reati, e non le cretinate, le pagliacciate, i teatri che abbiamo assistito. Quindi poi Marti saprai, a tuo tempo ve lo prometto che vi racconto tutto.
per me. Anzi, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Allora, Infatti, torniamo a noi. parentesi. Sì, Allora, allora. stasera è entrato in casa sapendo che c'era il marito. No, ho aspettato che lui andasse in giardino ad innaffiare le piante a mezzanotte 17, poi è entrato dall'altra parte e quindi ha sgozzato la moglie. Quindi ha aspettato un attimo, un momento, in una serie di villette a schiera, ha detto ora mi vado proprio a vedere di che cosa sono capace, perché stasera parleremo anche del rischio, che rischio proprio che corrono tutte le persone che aggrediscono, no? Che uccidono, che violentano, no? C'è un rischio da calcolare. Questo se l'era calcolato altissimo, quindi era una persona che amava l'adrenalina in corpo fino ad arrivare nel salotto di casa col marito fuori. Lo sai, Giovanni, non so se te lo ricordi, c'è stato un caso in Italia molto molto simile, anni e anni fa, che è rimasto irrisolto, di una signora che è stata uccisa proprio mentre cenava con dei colpi d'arma da fuoco dalla finestra, proprio Non in me lo una ricordo. situazione molto simile a dove abitava la signora, la moglie di Tiziani, perché erano tutte villette a schiera e infatti sì, cioè, anche lì ci si domandava come era possibile che qualcuno fosse arrivato lì armato, avesse sparato e si fosse dileguato senza lasciare traccia sostanzialmente. Infatti avevano, diciamo che uno dei principali sospettati era un vicino di casa, che anche lì tutto aveva, no, senso, molto senso rispetto al perché, come avesse fatto quello che ha fatto, ma comunque era stato poi assolto, scagionato. Non ricordo se era arrivato a processo, era stato addirittura Non lo conosco io, non è che prima. non me lo ricordo, non l'ho mai sentito. Però mi è fatto venire in mente il caso di Marta Russo, no? Che Sì, anche, sì. Cioè, poi c'è da dire veramente. che dove uno si domanda, ma com'è possibile? Non è neanche, non sarebbe neanche il primo che sentiamo, però in questo caso, cioè, voglio dire, gli elementi c'erano e ci sono, quindi Eleonora pure tu Scroppo ci vota. dicono. Sì, Eleonora Scroppo ci dicono. esatto. Sì, da troppo, Comunque sì. poi una verità scontata che poi magari uno a volte parla e neanche si rende conto, perché qualcuno, ad esempio, l'altra volta diceva, beh, il serial killer che ha fatto, ha smesso di uccidere. Beh, in effetti uno potrebbe anche aver avuto dei problemi, essere arrestato, morire di infarto, dico, cioè non è che per forza se si è fermato a due vittime è da escludere la pista del serial killer, quindi è anche vero questo, però io È uno dei comunque casi che hanno farei. analizzato, quindi che io ho ancora lì, ma non ho visto tutti i casi dei miei colleghi, sono arrivati fino a un certo punto, ho avuto giornate cariche, quindi il nostro segreto era, ragazzi, facciamo e poi vediamo che lavoro abbiamo fatto. Quindi anche per noi è una sorpresa il libro, perché non l'avevamo mai visto prima realizzato, cioè la nostra prima opera in Che differita insieme, quindi bello. cioè, è stato bello anche per noi capire, avere il libro lì e vedere che era pronto. Sì, Quindi, lo allora, leggerò. Ti ritorniamo prometto che a... prima o poi lo leggerò. Io ce l'ho lì, ma mi serve qualche giorno, dei giorni incasinatissimi. Allora, entriamo un pochino nel vivo, no? Della nostra serata. Anche questa sera Giovanni ci ha fatto il contributo. Allora, secondo me Roberta già si aspetta di che cosa, cioè come introdurrò il tutto, no? Perché il caso è l'iniziazione, no? Come dico io, della criminologia, perché siamo nel 1888, 88. 188. Dicendo questa data già qualcuno capirà che parlo di una figura che non è stata mai individuata, purtroppo ci sono tantissime piste, però da lì viene applicata per la prima volta, diciamo, un'analisi criminologica, no? Dei contesti, c'è, diciamo, una squadra di polizia che cerca un individuo perché vedono delle analogie nelle vittime ritrovate. Parlo di Jack the Ripper, lo squartatore. Ok, quindi qualcuno per sentito dire qualche volta Jack, sì. Jack, lo conoscono tutti, Jack the Ripper, perché è diventata quasi una figura, si può dire, leggendaria, no? Quando dica chi è Jack lo squartatore, però in realtà da lì veramente cominciano a gettare le basi per una metodologia di investigazione solida che ancora utilizziamo oggi. Dopo vi faccio vedere che cosa hanno fatto lì. Ci troviamo a Londra, nel quartiere Whitechapel, no? Quindi già fai un'analisi del contesto, no? Sociale, demografico, geografico, no? Perché la Londra di fine 1800 è una Londra in continua espansione.
È una Londra, diciamo, ancora però oscura, una Londra tesa, la immaginiamo, anche perché c'è tutta questa storia, no? Lo sviluppo industriale, anche un po' questi fumi che inneriscono i palazzi, no? Ti fa calare proprio in un contesto che è macabro, che è gotico, e lì agiva questo Jack lo Squartatore. Whitechapel era uno dei quartieri, diciamo, un po' più loschi di Londra, tant'è vero che le vittime che verranno uccise, ve lo dico già, sono tutte delle donne, e potenzialmente a queste donne era stato attribuito il mestiere più antico del mondo. Quindi, Che da romantico che qui, sei. per dirla un attimino pulita, forse anche Jack lo Squartatore a modo suo aveva una sorta di romanticismo, come diranno i nostri profiler, perché da lì cominciano veramente a capire che c'era una pulsione insita nell'essere umano che doveva essere sfogata in altro modo, no? Si comincia a parlare di pulsione sessuale, poi dopo Roberta ci aiuterà un attimino ancora meglio a definire il tutto, che ovviamente non segue le vie canoniche, tra virgolette, se mi consentate il termine normale, che se ne dovremmo abolirlo dal vocabolario, ma quello più comune agli altri soggetti umani. Tipico, tipico. Tipico, tipico. Io mi fermo sempre perché mi piace leggere i commenti in diretta e non Sì. mandarmi troppo dietro. Guglielmo ha fatto il commento, quello che ha citato la Zanicchi, insomma, per fare il mestiere più Ah, sì. riso per Israele. Quello È lì, stata insomma. molto meno romantica Zanicchi. Anche Bellissimo. perché, se ci pensate, comunque erano prede facili, no, da adescare. Potenzialmente che lui identificata, poi faccio vedere perché ho preso proprio da internet il profilo che gli viene fatto di un soggetto che potenzialmente li adescava in una maniera soft, se vogliamo dire, cioè non partiva direttamente aggressivo, le stuprava lì per strada. Qui poi c'è anche un'analisi da fare sui luoghi, come hanno contribuito alla tipologia di omicidio. Perché che cosa accade? Come fanno a capire che si tratta dello stesso soggetto? Beh, le modalità. Appena trovano queste donne che hanno delle caratteristiche più o meno comuni nei metodi di uccisione, quindi un'uccisione tipo brutale, sgozzamenti che arrivano quasi fino a decapitarle, no? Si parla di tagli profondissimi alla gola, uno dei corpi addirittura aveva la testa quasi staccata dal busto, veramente mancava un lembo di pelle per staccarla. Questa era l'analogia a tutte. Poi, in alcuni dei cinque omicidi attribuiti ufficialmente, perché ce n'è anche un'altra serie dove sono titubanti, quindi ci sono varie scuole di pensiero. Lui ha avuto delle differenze nel modus operandi. Ciò, secondo gli investigatori, io concordo, è dovuto anche un attimino al rischio, ecco quello che vi dicevo prima, la calma che lui poteva avere nei momenti, quindi dipendeva da allora, era sempre tarda no notte potenzialmente, perché i testimoni, no? Dicevano di sentire tipo delle urla, delle parole tipo no, di rifiuto, oppure addirittura una che le urla a quest'uomo proprio assassino, e sempre dalle 2:30, 4:30 di notte, cioè del mattino, no? Quindi già che agisce a quell'ora. Nelle vittime più godute, capirete tra poco questo termine, lui riesce a arrivare all'estremo delle proprie fantasie. Per non tirarvela a lungo, non fare troppo il misterioso, lui che cosa faceva? Le seviziava e le torturava in una maniera indicibile. Dopo gli ho messo giusto qualcosina per non farci chiudere Twitch, insomma, però per farvi rendere conto come sono arrivati a capire, tra virgolette, un po' il profilo di questo soggetto in base a quello che aveva fatto, ma vedrete che cosa gli combinava. Ovviamente per operare tutto ciò, smembramenti, asportazione degli organi, perché in alcuni casi l'ha fatto, riposizionamento degli stessi, quasi come fosse un rituale macabro che gli serviva a raggiungere un proprio scopo, non sempre riusciva a farlo, perché magari i contesti non lo aiutavano. Addirittura si pensa che uno dei cadaveri ritrovati era stato ucciso veramente pochi minuti prima. Quindi lui, nel sentire l'arrivo, diciamo, delle ronde della polizia, che ormai era allertatissima a Whitechapel, era scappando, lasciato incompiuta l'opera. Questa magari si aggiunge alla leggenda, può darsi che non sia vero, però potrebbe spiegare il fatto di non aver compiuto adeguatamente tutta una serie di operazioni sempre precise, non in maniera In chirurgica. realtà questa Vedremo. cosa, Giovanni, è anche confermata dal fatto che quella stessa notte vengono uccise due donne, come proprio a dire che nel primo caso
essendo stato fermato, non aveva messo in atto tutto il rituale, quindi non era pagato e soddisfatto dell'azione, quindi ne ha uccisa un'altra per portare a compimento effettivamente quello che gli serviva per, no? Per avere un po' di pace, tra virgolette. Sì, infatti, l'unica foto che vi ho riportato è quella che potete trovare anche in rete, quindi ho detto, vabbè, ve la posso mettere anch'io. E quello è il più orripilante degli omicidi di Jack the Ripper, perché veramente quando vedrete ve la faccio vedere. Qui, no? E poi dopo torniamo indietro. C'è anche una descrizione macabra che ho ritrovato. Aveva gola squarciata come le altre. Questa volta veramente il viso era super deturpato. Se riuscite ad apprezzare, tra virgolette, consentitemi il termine, l'immagine, vedete che è difficile identificare il soggetto. Ok? Gambe divaricate, sventrata, tu c'è veramente uno scempio. Eh sì, lo so, magari sono immagini forti, tra 2 secondi ve la cambio, però giusto per farvi capire in che maniera operava questo soggetto. E volete vedere che cosa fanno? Ecco perché qui parlo. Nasce il criminal profiling, ve lo leggo un attimino, abbiate 30 secondi di pazienza. Che cosa fanno? Questo qua è il profilo, stesso da Thomas Bond, no? Che era, si può dire, a comando, no? Di quelle indagini nell'epoca. Lui fu anche provocato perché Jack the Ripper diventa, tra virgolette, famoso anche per queste lettere. E qui siamo sempre, sono le sue, non sono le sue, c'è qualche mitomane in giro, però provocava, cioè se fosse stato lui realmente era un soggetto che provocava, sfidava gli inquirenti dell'epoca a ricercarlo, ok? Loro stendono un profilo dicendo che era un individuo che comunque era fisicamente forte, era audace, ok? E potenzialmente è apparso innocuo, no? Perché comunque per adescare queste persone doveva trasmettere una sorta di tranquillità, quindi è vero che erano donne facili, tra virgolette, quindi facevano quello per lavoro, però magari un soggetto che si presentava in una maniera più docile poteva avere maggiori possibilità. Ok? Allora, io volevo leggerti alcuni commenti di Sì. Guglielma, che è preparatissima sull'argomento, e poi ti... Perché poi questa cosa del profilo del serial killer ha dato sfogo a una miriade di... come si dice? Oggi non mi vengono le parole, aiutami. Comunque... Sono stati tantissime le persone sospettate di essere Jack lo Ah, ok. squartatore. E appunto Guglielma ci diceva un po' che addirittura una scrittrice parlò di questo pittore, addirittura fece delle indagini. Io ricordo che lei comprò la scrivania per capire un attimo, perché era convintissima dai dipinti di quest'uomo, vero Guglielma? Dimmi se sto dicendo la cosa giusta. Lei era convinta dai dipinti di quest'uomo che potesse essere lui anche per le vicissitudini personali del pittore, che potesse essere lui, Jack lo squartatore. E poi c'era anche, secondo alcuni, al medico personale Esatto. della regina Vittoria, addirittura il nipote dell'erede Giovanni, dai. C'è Commenta questa tante che cosa, anche personaggi molto noti avevano utilizzato anche. questa cosa del medico ci chiedevano, no, se è una cosa che è stata detta, perché effettivamente c'erano prove che indicassero che fosse un medico. In realtà, vedendo anche la foto che, cioè, banalmente, no, come dici tu, cerchiamo di ragionare per logica. La foto che tu ci hai mostrato dimostra tutto l'opposto di avere a che fare con un medico, perché lì c'è uno smembramento che è molto più rabbioso, aggressivo, che Esatto. preciso. E puntuale, no? Quindi Non era per nulla chirurgico. anche la cultura pop porta con sé, no, un po' di miti e leggende che in realtà poi Esatto. bisogna ridimensionare. E E poi infatti il sono nostro curiosa di Thomas Bond sapere ce lo questo. scrive, cioè non possiede alcuna conoscenza anatomica, non poteva neanche essere un macellaio perché veramente non conosceva il posizionamento degli organi, perché per estrarli faceva danno agli organi che erano gli organi anteriori, ok? Quindi da là fanno delle deduzioni. Ci approfondite questa cosa, la scritta riferita agli ebrei, di cui ci chiede Guglielma. Io No, e questa cosa non la non ho so. neanch'io, Aspetta, te la faccio aiutaci. rivedere, non lo sai. Guglielma, No. raccontacelo tu. Giovanni parla della scritta riferita agli ebrei. No, e non la ricordo Credo ce la io. siamo persi.
Ce la Sì, siamo persi. la foto che avete visto è Jane Sì. Kelly, 25 anni, giovane vittima, non riconoscibile. Se cercate su internet la trovate Freddy tranquillamente. ci chiede, rispondi tu, perché è stato escluso che potesse essere più di un soggetto? Quindi si è pensato subito a un serial killer? Perché per la prima volta riescono a identificare proprio analogie del modus operandi, cioè le altre vittime comunque avevano la gola sgozzata quasi fino a reciderla, sempre poi lui posizionava tipo che ne so i reni dietro al collo, veniva asportato via il cuore delle vittime, non si portava, quindi avevano capito che era lo stesso soggetto, Sì, però però perciò lei ti parlava chiede di... perché uno e non due, ad esempio. Però quello ce Cioè lo due dice in realtà. d'accordo. Sì. Capito? Lei dice no, perché non potevano essere due o tre persone, una la teneva, uno faceva un'altra cosa, no? Ma il problema è che bisogna anche calare all'interno della situazione le informazioni che uno ha, no? Cioè tu parli chiaramente di una condizione di estremo rischio perché agisce per strada. Quindi anche immaginare un gruppo di persone che fanno chiasso, che in qualche modo si radunano intorno ad un'unica donna, sempre le stesse persone, tre persone, magari due o tre persone identificabili, cioè il rischio che corro io no, è tanto, quindi perché devo mettere la mia, così dice, la mia incolumità in mano ad altri due soggetti che poi hanno le stesse mie fantasie e partecipano con me al mio stesso godimento, perché poi questo è un crimine tutto sadico, no? Perché quel tipo di lesioni là non sono fatte a caso, no? Sono fatte in qualche modo perché il killer ci ricava piacere. Quindi è chiaro che un tipo di omicidio portato avanti in questa maniera ci fa pensare al bisogno di uno e non al bisogno del gruppo, mentre magari una violenza già ha un altro senso, no? La violenza di gruppo ha molto più senso che un omicidio. Così efferato di gruppare una serie di omicidi, cioè la banda criminale non si muove ecco, in questa maniera generalmente. Poi è chiaro che lì hanno anche meno informazioni, però suppongo che si Certo. siano mossi con queste informazioni In qua. pratica era come privarsi della propria intimità, no? Quindi è come dire, devo andare a Certo. letto con una persona, mi porto un altro che mi dà una mano, no? A meno che non abbia proprio quel tipo di fantasia, Sì, non no, lo ma in fai, realtà perché io. Sì. per loro, come Perché. diceva Roberta, è il modo di avere piacere sessuale. Allora, rispondo un attimino perché è arrivata dopo. Patrick, allora, non esistono foto di Jack perché non è stato mai identificato. Dopo però vi parlo della pista che più mi ha convinto tra quelle battute. Allora, questa cosa degli ebrei adesso mi è tornata in Voglio fare mente di domanda a questa Roberta. scritta. Aspetta, un attimino sulla cosa che diceva Vuoi Guglielmo, così fare? non ce la perdiamo più. Ok. Cioè, in pratica fu Sì. ritrovata questa scritta sotto, e quindi partì una sorta di caccia agli ebrei. Non, questa cosa non l'avevo Allora, la letta. domanda che volevo fare a. Beh, probabilmente ci fu un po' di strumentalizzazione anche in tal senso, no? Magari non è stata lui, cioè fu una scritta messa lì e poi cancellata. Io invece, Roberta, ti volevo fare una domanda. Perché si è pensato che ci fosse dietro la devianza sessuale? Perché comunque lui alla fine devasta i corpi. Perché pensare al fatto che provasse un appagamento sessuale e non magari all'idea che invece odiasse le donne e quindi le mutilasse per quello? Questo in realtà io no, non è che non credo, non c'era sicuramente l'analisi del DNA, del DNA per comprendere anche se c'erano stati Esatto. dei fluidi corporei, no, sulla scena, anche per capire se poi l'appagamento sessuale ci fosse o non ci fosse. Penso che l'abbiano supposto un po' legando il fatto che fossero delle prostitute e quindi in qualche modo ci fosse un legame sessuale, cioè prima avesse un rapporto sessuale con la donna e poi mettesse in atto, no, lo scempio, il massacro. Ma questa è una deduzione tutta puramente logica degli inquirenti perché allora non c'è il legame col DNA come abbiamo oggi, no? Banalmente, se prendiamo uno di questi serial killer internazionali di cui parleremo, prendiamo un Ted Bundy, ma prendiamo anche un BTK, no? Noi abbiamo esattamente no, il liquido biologico, che sia lo sperma o che sia Certo. altro tipo di liquido, che ci sta ad indicare l'attività sul corpo. Qua non c'è. Quindi per questo forse anche una prematura
no, il prematuro utilizzo del criminal profiling, cioè tentano di collegare le poche informazioni che hanno, anche perché io credo che si spiegassero anche male il perché uno dovesse in qualche modo odiare così tanto le donne a tal punto da fargli quella roba lì, cioè è un odio tremendamente profondo, no? Quindi se lo possono spiegare dicendo, beh, se c'è una spinta sessuale, una pulsione sessuale che in qualche modo, no, ti crea uno smottamento talmente tanto grande che allora giustifico quella mutilazione là, anche perché se metti un attimo la slide, quella dove c'è il profilo, a un certo punto, no, è questa, dice. Si ipotizzò anche che il soggetto soffrisse di una condizione chiamata satiriasi, vabbè, che oggi non c'è più, una devianza sessuale oggi identificata come ipersessualità o promiscuità, che è una roba che neanche oggi in realtà si utilizza più, cioè non, noi sul DSM non abbiamo né la promiscuità né, no? Noi abbiamo le parafilie, quindi in realtà va a capire pure come hanno legato logicamente le poche informazioni che avevano, non credo Forse che perché vedevano che non era pensavo legato alla proprio. semplice brutalità, perché comunque lui aveva una ritualità, no? Il posizionare gli organi, asportarne alcuni, no? Quindi tu pensi una persona sadica che gode, no? Di quello scempio degli organi che ne escono, il maneggiarli. Quindi qualcuno forse non ha capito nella nostra community che loro sostituiscono proprio l'atto sessuale con quest'altro atto, cioè per loro è quello il sesso, cioè ve lo dico a chiare lettere. Loro invece di avere un rapporto sessuale completo con la penetrazione arrivano all'orgasmo, come fanno la maggior parte degli esseri umani, diciamo così, utilizzano questo mezzo per farlo, magari per il proprio godimento è l'incisione, apertura, asportazione degli organi, maneggiarli, il sangue. E ragazzi, altrimenti finiamo dal discostarsi della normale sessualità, ok? Quindi veramente sostituiva il tutto. E secondo me questo piccolo aggancio, no, di essere minuzioso, del godere, posizionare il corpo, farlo trovare, se me l'hanno individuato il godimento. Perché se tu uccidi per brutalità, potenzialmente, basta che l'ammazzi, puoi avere anche un impeto di foca che gli dai, ma 140 coltellate, ok? Ma dopo non ti diverti, tra virgolette, a posizionare gli organi, a non far trovare un pezzo, c'era proprio veramente un gioco sadico. Sì, è infatti il sadismo sessuale, non la parafilia, quindi in realtà poi siamo sempre lì, cioè c'è sempre il ritorno al sesso legato, cioè alla propria pulsione sessuale legata all'atto, perché ripeto, come se lo spiegavano che un cristiano andasse ad uccidere cristiano o cristiana, perché poi hanno detto fosse un uomo, ma se io non ricordo male c'è stato anche un momento in cui addirittura si parlava di una donna, se non sbaglio, c'è stato qualcuno che ha ipotizzato che potesse addirittura essere una donna. Ma a prescindere, no, come te lo spieghi che uno arriva a fare quest'atto così brutale, no? Oggi ce lo spieghiamo perché oggi, no, guarda, ripeto, un Ted Bundy, guarda un BTK, guarda un Gacy, no? Ce lo spieghiamo assolutamente da dove deriva l'odio profondo verso l'altro. Al tempo, sicuramente anche gli strumenti a livello proprio psicologico erano sicuramente di meno. Quindi, non è detto però che non fossero più centrati, con le analisi, perché probabilmente erano più semplici, no? Cioè, facevano più riferimento ai dati oggettuali che a Beh, magari a avevano qualcosa. veramente pochi elementi, però, quindi diciamo Sì, che è un po' più il mito che continua a tenere banco su questa storia, perché gli elementi sono veramente così pochi che cercare ancora di ricostruire e no, trovare ma oggi delle è strade impossibile. alternative è un po' così, perché paradossalmente poco fa, scusate, mi scriveva Patrizia. Disse poteva anche essere, che ne so, avercela con la mamma che era una prostituta o il papà che era andato Sì, con una prostituta, certo. cioè possono essere tanti i motivi che l'hanno Sì. portato. Invece l'aspetto del selezionare in maniera meticolosa i resti piuttosto che altro possono essere sintomo di un'altra patologia di tipo psichiatrico. Quindi dico, cioè oggi con quello che sappiamo possono essere diversi gli scenari, quindi Ma facciamo fatica è il mistero. a trovare, diciamo, i colpevoli di omicidi di 30-40 anni fa, figuriamoci nel Esatto. 1888. Cioè. Tra l'altro, la domanda che fa Piero, no? Dice, ah, improvvisamente ha smesso di uccidere. A parte non lo sappiamo, perché in realtà potrebbe anche aver cambiato semplicemente città e in generale non è detto che abbia continuato. Ma tra l'altro ricordiamoci che nel 1888 le persone morivano molto giovani, quindi non possiamo neanche sapere
se sia Io morto da di qua qualche adesso tra tipo. poco mi riaggancio all'ipotesi, la teoria che ho ritrovato, che mi ha convinto, l'ho vista in un documentario, veramente una bella suggestione mi ha dato, voglio dire, era convincente, perché Quale? veramente è la teoria, la pista che prima vi accennavo. Che cosa è successo? Allora, innanzitutto hanno ristretto il campo d'azione di Jack lo Squartatore solo il mercoledì, cioè tra il mercoledì e il giovedì notte, potenzialmente quando aveva colpito. Ok, quindi già avevano questo lasso temporale. Cioè, perché questa persona colpisce solo il mercoledì e il giovedì? Il campanello comincia a funzionare nel momento in cui dall'altra parte dell'oceano, quindi parliamo dell'America, vengono trovate due donne in delle camere tipo d'albergo dove bene o male succedevano queste cose, quindi anche loro facevano il mestiere più antico del mondo potenzialmente. E quindi accoglievano i marinai, cioè quelli che venivano, che scendevano dalle navi e cercavano le donne, no? Come il motto che diceva una donna in ogni porto. Bene, Whitechapel, sapete dove era localizzato? Sul London Dock, che era il porto di Londra. Quindi avevano individuato una nave che si ritrovava potenzialmente ad arrivare il mercoledì sera, okay? E poi ripartiva il giorno dopo. E arrivava poi, penso dopo 3 o 4 giorni lì all'epoca, non so, e hanno fatto questo collegamento. Però il soggetto che agite in America è stato preso, ok? Quindi è stato condannato poi anche alla pena di morte lì. Quindi l'hanno condannato nel braccio Ci stiamo si perdendo è il momento. della Giovanni, morte. E quindi in ecco. cui arrestano quello lì, ah, mi ero bloccato, nel momento in cui arrestano quello lì, smettono anche gli omicidi di Jack lo Squartatore. Quindi questa cosa è Quindi un po'. vorresti dire che il nostro primo serial killer della storia europea in verità era americano anche lui? Non era europeo. Non ce l'avevamo No, no, magari noi. invece No. potenzialmente io dico che forse era. Invece, secondo me, era europeo, era tedesco, se non sbaglio, mi pare di ricordare. Era stato ingaggiato in questa compagnia che faceva, che Ah, attraversava l'oceano. Quindi ok. almeno è Quindi europeo, vabbè, il ma non è, primato non non è l'abbiamo inglese. perso. Mi pare di ricordare che fosse un tedesco. Quindi rimane E europeo comunque, sì, l'importante è questo. resta Ci europeo. teniamo Comunque, noi e in quel momento con le cose. lì smettono anche gli omicidi di Jack the Ripper. Coincidenza? E poi comunque le analogie sono state fatte perché le donne che vengono ritrovate lì, quelle due, hanno più o meno, Queste diciamo, i caratteristiche. segni, i smembramenti che lui Sì. ha Ma questo dove adoperato. l'hai visto? È stato C'è un una documentario, se ricerca. volete ve lo cerco e domani ve lo pubblico. L'ho Sì, visto su sono qualcosa su curiosa. Sky, quindi è pubblico e molto carino come è fatto. Dura un'oretta. E Un marinaio, Guglielmo, ricordo un documentario di History Channel, e sarà lui, no? sì, l'ho visto, non l'ho letto, ho visto un documentario proprio che veniva ricostruito, c'è la foto di questo soggetto e mi colpì quella teoria perché poi ci sono tante cretinate in giro, però quello mi sembrava valida, no, come ipotesi, perché comunque hanno fatto la ricostruzione delle giornate, la nave, l'analogia con i due corpi, ci stava. Nel momento in cui viene arrestato e messo lì, questo non ammazza più, poteva essere. Però poi, ovviamente, il documentario si chiude col punto interrogativo. Ma se l'avete trovato su YouTube andremo a leggere anche i commenti dei super esperti che No, diranno: io l'ho no, visto perché non è sicuro, l'ho visto possibile. sicuramente in TV io, però se c'è su YouTube ancora meglio, perché così è Sì. fruibile da tutti. Allora, domani ve lo ricerco, così io riesco a identificare che sia lo stesso video e vi sottopongo, diciamo, la stessa cosa. Però penso che quella pista sia stata seguita solo da un'equipe di investigatori, quindi non è difficile ritrovarlo. L'unica certezza è che non è più tra noi, quindi almeno Su questo, questo sicuro penso che non su si sia proprio. questo lui. Sarebbe un bel problema. Se No, su poi ci dovremmo quello. occupare di un altro perché, ecco, non delle uccisioni. Allora, Francesca, Ce in realtà Thomas Bond, che è quello che lavorava a Scotland Yard, dice che non è degno manco di essere chiamato macellaio. Cioè, noi diciamo macellaio l'abbiamo. No. in maniera blanda, però dice il macellaio almeno un po' di anatomia la conosce, magari non quella umana, però veramente forse quegli organi erano così messi male che non sapeva maneggiarli. Quindi veramente dall'impeto strappava tutto quello che si trovava sotto e lo riversava È fuori, per detto questo, proprio infatti, vedi, brutalmente come no? lui. T'ho detto, infatti, cioè, t'avevo anteposto a quello che ci siamo detti, il fatto che sembrava più un'aggressione di matrice rabbiosa, non, no, aggressiva, non organizzata e soprattutto, no, qualcuno diceva ossessiva. In realtà no, perché di ossessivo c'è poco, cioè un ossessivo si sarebbe mosso sulla scena
in modo molto preciso e puntuale, non con sgozzamenti, grandi spargimenti di sangue. A me viene in mente il più noto Dexter, no? Non so se avete mai visto la serie di Dexter. Lui aveva, diciamo, una rappresentazione molto chiaramente, voglio dire, romanzata, no? Però parla proprio di un serial killer ossessivo, tra l'altro che fa parte della polizia scientifica, quindi in realtà che possiede tutta una serie di strumenti, tutta una serie di capacità e difatti, no? Utilizza proprio tutto un metodo iper organizzato e preciso. Qua non c'è, qua c'è un killer totalmente disorganizzato, cioè ammazza a caso, totalmente non tanto a caso quanto in maniera molto raffazzonata, cioè con poca attenzione, no, a non lasciare tracce, sangue. Poi è vero anche che non abbiamo assolutamente nessun tipo di scienza forense nel 1888, quindi voglio dire, manco ci pensa che deve, non deve lasciare le tracce, però c'è differenza tra uno che premedita, si organizza, è uno che agisce d'impeto, no? In questo caso sembra molto più una roba aggressiva, rabbiosa che iperorganizzata. C'è da dire Allora, questa che... cosa del cappello fu Ah, una delle sì. testimonianze che fu data, no? Sì. Dicevano che c'era un uomo e lo descrivevano col cappello di Sherlock Holmes, per farci capire, tipico londinese, perché vedono questo uomo a girarsi. Il mantello invece è stato ipotizzato, perché giustamente anche prima, non ricordo, forse Patrizia, dice, ma questo poi come andava via tutto sporco di sangue, visto che faceva un massacro? Quindi potenzialmente poi si copriva, perché camminare anche in piena notte, però tutto sporco di sangue, incontri... Boh, da qualunque, quindi loro hanno già ipotizzato come modus per nascondersi. Patrizia ci risponde e ci dice che comunque per mantenere il primato in patria uno dei primi serial killer fu Tiberio, l'imperatore romano, e ci cita la fonte. Questo emerge da un bellissimo lavoro di Mastronardi e De Luca su serial killer nella storia. Quindi, ragazzi, prendete nota stasera. Grazie Patrizia per il tuo contributo. Sarò curiosa, voglio andarla a vedere anch'io. Ah, no, invece chi aveva fatto la domanda del come faceva a muoversi sporco di sangue era Patrizia, era Elisa, Eliana, aiutami. Il numero, quella registrata con il numero. Devo imparare il tuo nome. Poi non, ma ti devo aiutare a cambiare il nick, però, perché altrimenti No, ormai magari non lo vuole quando cambiare avrei... più. no, perché poi quando avremo tanti tanti follower, magari la Valentina. chiamano. Vale. Ecco, adesso non me lo dimentico più. Vale, prima o poi provo ad aiutarti, altrimenti poi quando diventeremo una community numerosa, magari ti chiamano in piena Ma notte. ha cambiato numero Valentina, ha preferito cambiare numero. Ah, non ci Sì, perché riesci. no, mi sa che si può cambiare il nome in qualche modo. Poi ci guardo e ti aiuto. Le violenze e le urla erano frequenti. Sì, questo è vero perché c'è proprio una rappresentazione storica del fatto che nei viottoli di Londra c'erano parecchie scazzottate tra ubriachi, parecchie, lì dobbiamo immaginarla senza lampioni, tutto al buio. Tra l'altro a Londra c'è proprio pagando un biglietto, c'è proprio un tour, cioè ti portano proprio sui luoghi e fatto di sera si dice sia più suggestivo, poi vabbè nel senso per quanto possa essere suggestivo una roba del genere, però ti portano proprio sui luoghi e ti fanno ripercorrere perché è veramente successo tutto in un posto molto ristretto, cioè non dobbiamo immaginarci, no? Chissà quanto abbia camminato il nostro Jack, quindi in realtà c'è anche questa particolarità, ecco, chi vuole può farsi un tour C'è il con un biglietto. famoso film con, mi pare con Johnny Depp, no? Che lo riproduce, cioè proprio da ricostruisce per bene l'ambientazione che ah, di London. Ah no, io ho visto il London Museum di Jack the Ripper. Ma io me la sono persa questo tour. In quegli anni, vogliamo parlare di quanto è bella l'atmosfera in quegli anni? Sì, terrificante per certi versi, Vabbè, puoi venire anche però a Cremona a novembre, più o meno è così. ah, Con un po' di foschie nebbioline simile, voglio dire. Facciamo un giretto nei vicoletti di Cremona, il Pietrisco, la nebbia uguale, il lampione. e È dopo vero, questa. Francesca, che così, dai, dammi, è così più o meno, ve lo giuro. E infatti, quando sono arrivato a Cremona, i primi mesi, ero anche un po' affascinato da questa nebbia, del lampione. Dopo Allora, prima ero, 10 tra giorni. virgolette, nella casa provvisoria. Allora, mi piaceva, ragazzi, io fumo, non prendete esempio. Allora, fumo, andavo a fumare la sigaretta in questo giardino, e E la c'era, diciamo, nebbia. questo frescolino, sta nebbia, era inquietante. Cioè, mi sembra in un film o dei vampiri o di Jack the Ripper, mi sentivo uguale. Che è molto Quindi... gettonato. Il famoso turismo macabro è molto gettonato, direi di sì.
Sì. Pensate che io una volta, a proposito di turismo macabro, una persona mi viene a trovare a Palermo e appena arrivo a Palermo mi disse: ah, vuoi vedere Falcone e Borsellino, il monumento di Capaci, la strage di Capaci, e l'aula bunker, via D'Amelio. Ho detto: ma ce n'è più, abbiamo tanta buona cultura, posti meravigliosi da vedere. No, vabbè, cioè, poi quando mi ha chiesto l'aula bunker ho detto pure quella. Però sì, quello c'è sempre stato. Io ricordo quando c'è stato il naufragio della Concordia, le foto davanti, diciamo, la Concordia Bello, mi ha bello, scioccato. bello Comunque. quello. Grazie, dice anche Silent Hill. Sì, bene o male siamo qui. Quindi, se volete, ragazzi, vi invito alla festa del torrone. Se non sbaglio, la seconda settimana di novembre. Venite a vedere anche. Piero ci dice già di tagliare corto e andare avanti. Eccolo qua, perché Sì, poi noi infatti, ci stiamo andando perché fermiamo in chiacchiere. diciamo abbiamo visto Eccolo tutto, non qua, e poi sappiamo altro più. casi per la stasera. Vabbè. Stiamo andando. Quindi, dal profiling ce ne andiamo. Direttamente al, diciamo, un altro tipo di approccio, no? Nello studio, Un quindi salto temporale di 100 anni netti. giusto un Esatto. centinaio d'anni. Però qui Esatto. adesso, diciamo, i nostri colleghi di oltreoceano ci danno una mano, no? Cominciano a guardare quello che è il behavior, no? Il comportamento degli esseri umani. E Ted Bundy è forse il punto di svolta perché questo serial killer è diventato famoso per la sua personalità più che altro, oltre all'efferatezza perché ne uccide almeno circa 30, ma di quelle che ci ha voluto dire, secondo me, fu un personaggio singolare, cioè divenne famosissimo. Ragazzi, adesso vi racconto un po' per sommi capi, ma sulla vita di Ted veramente libri e film, voglio dire, anche meritatissimi, perché Ciao oltre ad aver ucciso circa 30 persone, era stato così abile, non solo va bene adescare le vittime, tra un poco vi spieghiamo come, anche a trovare una schiera di innocentisti che stavano lì fuori al tribunale perché era riuscito a manipolarli, no? Combattevano, nonostante ormai le evidenze andavano tutte quante da un verso. Era affascinante. Per l'epoca poteva essere anche un bell'uomo, nonostante, che ne so, la pettinatura, belli capelli, però poteva piacere, no? All'epoca era un uomo anche un po' camaleontico. Se voi andate a cercare le foto di Ted Bundy, ce ne sono una serie, a volte non vi sembra neanche lo stesso soggetto, Esatto. perché tra un po' che vi raccontiamo la storia, questo dopo che è stato preso, dopo che ormai capisce di essere stato condannato senza via di scampo perché dovrebbe subire processi in più stati per questi circa 30 omicidi che farà, appena becca diciamo la pena di morte in uno, comincia poi effettivamente a parlare, tanto negli altri stati non ne cadrà scampo perché basta uno stato che lo condanna, fine dei giochi, e comincia a raccontare poi tutto quello che ha fatto. Come E la comincia cosa la più storia? bella è che comincia, cioè che poi alla fine, no? È che lo racconta in terza persona. Cioè lui realmente si è calato talmente tanto nella parte dell'essere innocente, di non essere lui il colpevole, che riesce a raccontare tutto quello che lui ha fatto solo parlando in terza persona, quindi come se stesse raccontando di un ipotetico serial kill, di un altro serial killer. E per me è stata agghiacciante quella parte della serie televisiva, perché poi Però lui, là è stato abile chi l'ha precisione fatto parlare perché aveva capito che era un narcisista, no? Quindi lo registrazione. faceva parlare in terza persona per dire: io so che se tu sei una persona intelligente, hai studiato un po' di giurisprudenza, ti intendi di psicologia, ma secondo te come ha agito, no? E quindi ha cominciato a raccontare Però con lui è molto questo fumo. provato nelle registrazioni, non avete avuto questa impressione? Ma Sì, da secondo me. bravo manipolatore fa in modo di sembrare provato, ma Ted Bundy ha l'empatia di un tombino, quindi in realtà non... cioè, l'unica volta in cui sembra veramente provato è quando gli chiedono della fidanzata, in realtà, di quando parla dei suoi traumi e delle sue ferite più che delle vittime. Ok. Cioè, proprio la caratteristica di Ted Bundy è questa: lui uccide. No, quando noi diciamo, prima qualcuno ha detto su Jack, no? Dice, ma non è che gli stava antipatica la mamma in qualche modo, o la mamma Sì. faceva l'antico mestiere e quindi lui, no? In qualche modo riproduceva quest'odio ricordandosi della mamma. E in realtà Ted, no? È proprio l'esempio palese che non per forza solo la famiglia ci crea il trauma, perché in realtà... Paradossalmente, fino a un certo punto Ted funziona bene, cioè un uomo, un ragazzo abbastanza funzionale,
c'ha questa rottura clamorosa con questa donna, con questa ragazza, e da lì si scompensa totalmente, cioè nel senso che da lì comincia a sentirsi frustrato, abbandonato, no? Non più amato, e quindi in realtà poi quello che si nota è che tutte le donne che lui ucciderà saranno l'esatta fotocopia di questa donna Esatto. che l'ha abbandonato, no? Che l'ha trattato come se non valesse niente, perché tra l'altro il motivo della rottura era che lui non era abbastanza, perché non era di buona famiglia, non era sicuramente un ragazzo con i soldi, e quindi questa sostanzialmente gli ha detto: guarda, non possiamo continuare perché viviamo due mondi differenti, vogliamo cose differenti, e lui si è sentito totalmente abbandonato a se stesso. Tra l'altro, col trauma di, non so, Giovanni, se sicuramente l'avrei letto, che lui nasce in una famiglia dove all'inizio viene la mamma lo porta in un Esatto. orfanotrofio, diciamo, lo lascia in un istituto. Poi che cosa fa? Se lo va a riprendere, ma non dice, non lo cresce dicendogli di essere la madre, ma di essere la sorella. La E lui sorella. lo scopre in adolescenza che in realtà è la madre. Quindi c'è una serie di rivelazioni a un certo punto tra la madre che gli dice: non sono tua sorella, sono tua madre, la fidanzata che lo abbandona. Tutta una serie, no? Anche di sicuramente tratti suoi già presenti, perché voglio dire, comunque cresciamo con un temperamento, un carattere, e hanno fatto proprio in realtà lo definiscono uno psicopatico, cioè se dobbiamo guardare la diagnosi finale è uno psicopatico, quindi l'hanno proprio creato ad Secondo me hoc. poi il contesto, come dicevi tu, no? Dove uno magari già nasce con certe tendenze, perché poi ci sono degli aneddoti di bandi che sono stati raccontati che mi fanno porre sempre questa domanda, no? Ne parlavamo poi noi, cioè uno nasce così, O si ci diventa diventa. così, E perché torniamo a. per alcuni aneddoti di Ted Bundy tu pensi che sia il cosiddetto nato per uccidere, no? C'è anche una serie che si chiamava così, Nato per uccidere, e lui è uno dei protagonisti principali di quella serie. Perché ne raccontano di ogni? Allora, qui, come aveva descritto Roberta, la sua famiglia era strana, nel senso i suoi nonni fino a una certa età erano la sua mamma e il suo papà, cioè lui vive con la mamma pensando fosse la sorella, poi a un certo punto glielo dice perché comunque. Il padre naturale di Bandi gli viene attribuito, diciamo per comodità. La mamma dice: tuo padre era così, ma non lo sapeva manco lei. Agli effetti, quindi è ancora oggi non pervenuto il padre di Bandi. Quindi già subisce questo shock. Poi subisce una serie di atti di bullismo, no? Li chiameremo oggi a scuola. Però poi. Un aneddoto che è stato raccontato da una delle zie di Bandi mi fece pensare che lui. Già nell'età di 4 anni, ok? Quindi piccolo bimbo, godeva nel veder sgozzare tipo gli animali. Se non sbaglio, tipo sgozzavano le galline, non lo so perché è una sorta di fattoria. Lui, a parte ridere perché godeva di questa cosa, ma aveva delle erezioni. E sta cosa che è stata raccontata, ma. Tocca vedere quanto è reale, cioè, nel senso che poi il problema di questi racconti qua è sempre che uno c'ha, no? La zia ha detto, la nonna ha detto, sempre a posteriori, perché poi uno dice: no, ma se uno vedeva una roba del genere, com'è che non si è fatto venire il dubbio di farlo parlare con qualcuno, sto ragazzino, no? In generale, quindi anche perché nel 1984 non è che siamo, ecco, a Jack lo Squartatore del 1800, quindi. Siamo cioè, ieri sostanzialmente, no? Se dobbiamo guardare la storia. Quindi sì, sicuramente, voglio dire, ci avrà pure avuto qualche turba già da ragazzino, però evidentemente non era così tanto conclamata, no? Se nessuno se ne è abbastanza reso conto. C'è Poi da uno. dire Sì, comunque vai, vai. che mi pare che lui avesse anche un quoziente intellettivo molto alto, lui era molto Sì. intelligente e Per quindi questa questo lo energia definiscono psicopatico. quando Come sei tutti gli altri che piccolo, vedremo a seguito, eh. questa cosa che dici tu, perché Marti ci dice anche molto più sensibile, in realtà c'è proprio una condizione di timidezza e chiusura che viene scambiata come è un tipo docile. In realtà poi a posteriori viene valutata come non è questione di tanto docile quanto di un bambino che introietta la frustrazione in una maniera tale da essere silenzioso fuori, ma Esatto. poi terrificante dentro, no? Perché poi quello che fa chiaramente nasce sicuramente da un trauma, ma voglio dire, una relazione che finisce non a tutti provoca quello che ha provocato a Ted Bundy, no? Quindi vuol dire che c'è una multifattorialità proprio del diciamo del crimine, no? Di come nasce il crimine, cioè non è che
non possiamo assumere per buono che nasce criminale, perché sennò veramente è No. tipo destino, no? Ineluttabile. D'altra parte, però, è vero che determinate condizioni di partenza, con altri fattori che si aggiungono, provocano anche questo, altrimenti saremmo tutti uguali, no? Cioè, perché a me un Sì. trauma provoca una cosa e a te te ne provoca un'altra? Perché Esatto. siamo due persone diverse, con due storie diverse, due biologie diverse, poi questo ce lo potrà di sicuramente pure Perché? meglio Giovanni, no? Infatti c'è, diciamo, c'è il motto, no? Che la genetica ti dà la base, poi Esatto. l'ambiente, diciamo, ti dà il target, no? E Esatto. però in lui c'era una sorta di morbosità, anche sessuale, un'attrazione, no? Per le cose un po' sadiche, si andava a ricercare anche nella spezzatura i giornali, no? Per vedere i cadaveri, le persone mutilate, andava a spiare nelle finestre per vedere, che ne so, donne svestite, persone che si stavano accoppiando, la qualunque, no? A un certo punto è proprio lui a dire che non è riuscito più a tenere a bada quell'istinto, no? Come un freno, quindi non è riuscito più. E l'altro, come lo chiama lui, l'altro, ha preso il sopravvento. Però di qui a immaginare il mostro viene difficile. Ritorniamo un attimino a che cosa ha combinato tutto questo Ted Bundy, perché ve la faccio un attimino breve per non dilungarmi troppo. Allora, innanzitutto, vabbè, al di là del disastro che poi ne è venuto fuori, ha cominciato a difendersi da solo. Cioè, ha detto: questi avvocati non mi servono, sono inutili. Dopo ritorniamo Quello è il anche su una cosa. narcisismo, Giovanni. Eh? Quello è il narcisismo, purtroppo. Sì, perché poi faceva uno show assurdo. In più, che cosa combina? Lo sapete che Ted Bundy riesce ad evadere per ben due volte? Scappa, e nella Sì. seconda volta che scappa entra nel Chi Omega, che è una specie di college, cioè una specie, è un college che si trova in Florida, quindi in un altro stato, e uccide tre ragazze. E infatti poi dopo lo condannano lì. Lui poi viene ritrovato per caso, perché che cosa fa? Ruba un'auto, quindi in un fermo casuale, mentre fanno un controllo, scoprono che l'auto è rubata e trovano Ted Bundy, perché in realtà inizialmente non era stato ritrovato questo Ted Bundy, perché all'inizio si facevano gli identikit, sapete, con la matita, con la descrizione, provavano a descriverlo. Però non è che avevano delle testimonianze precise. Poi, man mano che questo identikit andava in TV, dei soggetti cominciavano a identificarlo, perché comunque c'erano stati anche solo dei tentativi, eh? C'era qualcuna Sì. che era stata molestata, ma non era andata a finire come le altre, quindi potenzialmente aveva individuato Ted Bundy. Quindi che succede? Nello stato che lui abbandona, quando comincia a capire che è malacqua, dice: qua secondo me mi beccano, perché comincia a vedere l'identikit, se ne va. Però manca a farlo apposta, lo beccano in un altro stato e lo fermano. E da Io ho lì una viene arrestato. domanda Ma poi, non poi me la fate dimenticare. vai, vai, e puoi farla La anche faccio tu. subito. Sì. Così non me la dimentico. Io mi rifaccio un po' più alla serie perché non ho approfondito i casi come voi, quindi per quello ho una domanda che magari condivido anche con gli altri. C'è a un certo punto nella serie di fa vedere appunto che lui riesce un po' a farla franca quasi, no? E quindi tu da spettatore sei lì a dire, fai quasi il tifo per lui, no? Dici, dai, ora cambia vita, ce l'hai fatta. E invece si vede che torna a commettere l'omicidio. La mia domanda è: commette l'omicidio secondo voi perché non può farne a meno o perché ormai è il suo modus e quindi io ammazzo e vi faccio vedere che sono ancora là? Cioè, sono due componenti separate, quindi la voglia di farsi beffa degli altri, quindi il narcisismo, tutto quello che vuoi, e il bisogno ormai proprio fisico di uccidere qualcuno. Perché nella serie sembra un po' più che si parli del bisogno fisico, no? Di In uccidere, che lui realtà, ha proprio secondo voglia di me uccidere. ci sono entrambe, Monica, perché se tu guardi al di là della serie TV, no? Guarda come si Sì. muove lui. Cioè, lui è un uomo che comunque sa benissimo di piacere, tanto che infatti, no, lui utilizza anche l'aspetto fisico per attirare le ragazze, eh? Non è che no, non sa di essere un bel ragazzo. Quindi, e tra l'altro fa tutto quel giochino, no, di fare lo show lui in tribunale, si auto difende, è teatrale, no? Proprio la classica faccia del narcisista, no? Quello più comunemente all'Iron Man, no? Quello Sì. super figo. Che però, che cosa succede? Questo ce lo racconta spesso anche Roberta quando parla dei serial killer durante i corsi, ma in generale, no? Che a un certo punto c'è proprio questo scompenso che nasce dal fatto che quando
cominci ad uccidere e alzi sempre di più l'asticella, no? Quindi capisci che riesci ad evadere, quindi in qualche modo hai sfidato l'autorità, hai vinto e quindi tu sei ancora, cioè il bisogno sale ancora di più, cioè la soddisfazione è maggiore, perché io adesso uccido essendo scappato da chi mi aveva in qualche modo no? Racchiuso in quattro mura, quindi io vi ho sostanzialmente fatto marameo. In più posso portare avanti la mia attività che mi serve, perché gli serve, la frustrazione da qualche parte la deve infilare, lui la mette tutta nell'omicidio, e quindi no, a maggior ragione lui addirittura infatti fa, voglio dire, fa la stupidaggine di rubare la macchina e di poi no, agli agenti dire sono un nome a caso, perché la faccia di Ted Bundy ormai era praticamente ovunque, cioè non era più un identikit, era una persona identificata, no? Quindi ti fa capire che talmente tanto è pieno di sé che sbaglia, cioè fa l'errore, no, di farsi acchiappare. Ma questo è un po' quello che succede a tutti i serial killer che giocano con le autorità, e a un certo punto Diciamo che è stata ti fortunata anche un ritira. po' l'autorità, tra virgolette, perché ha fatto, cioè diciamo, ha fermato uno a caso, no? Perché non è che cercavano l'auto rubata, lo scoprono dopo che era un'auto rubata e quindi poi da lì è stata anche un po' una fortuna. Proprio Io ho però in fatto questa riferimento a quello domanda che proprio per dicevi. questa. Scusami Giovanni, finiamo questa cosa. Perché vedete, anche loro lì hanno pensato tutti che aveva voglia di uccidere proprio per una questione fisica. Perché la serie Netflix è questo quello che ti fa pensare a un certo punto, no? Invece adesso voi che parlavate un po' del suo profilo psicologico, del narcisismo e quant'altro, mi avete fatto venire il dubbio che adesso mi avete chiarito. Perché Però, come dice realmente Roberta, sono entrambe le cose. È una Sono medaglia con entrambe le due cose. facce. Sì, è una medaglia con due facce poi alla Però era fine. troppo riduttivo pensare che fosse solo per l'appagamento fisico. Cioè, te lo descrivono come un genio. No, Ma anche perché perché poi sennò lui addirittura. troveresti tutti questi killer sessuali, tutti che tentano di uscire dalle sbarre per andare ad uccidere in preda a questi impulsi sessuali. In realtà non è che funziona proprio così, no? Sono predatori, Appunto. però sono belli lucidi, quindi. Cioè lui è molto, no, lucido in quello che fa, non è proprio totalmente, come si dice, preso tutto dalla pulsione, no, di uccidere. Quindi ci sta che l'impressione che ha avuto lui sia corretta, no, di avere da un lato sta sfrontatezza, no, del me la cavo, vi faccio vedere come me la cavo, e dall'altra però intanto mi vado a soddisfare i miei bisogni, no? Uno dei Sì, bisogni è allora. anche il fatto di sfidarle quelle autorità, perché poi che cosa succede? C'è Ted Bundy che è l'assassino e il killer, però anche gli stati tra di loro giocano un ruolo che è cruciale, perché lui comincia a notare questa lotta di avere Ted Bundy come bottino. Cioè a un certo punto gli stati si vantano di averlo preso, perché poi tutti quelli che vogliono devono andarlo a interrogare lì, intervistarlo lì, c'era quasi una cosa preziosa, no? Tanto è vero che a un certo punto Ted Bundy davanti alle telecamere interviene, dice a parola solamente, che ne so, mi pare che fosse il, non so come chiamarlo lì, diciamo il sindaco là di Pensacola, dove si fa vanto, no? Di aver catturato questo Ted Bundy. E lui ovviamente lì davanti alle telecamere cerca di passare per vittima, che dice voi mi vietate l'accesso alle telecamere, quindi avete solamente una delle campane, la prende anche un po' come una sfida alle autorità. E Sì. infatti poi, quando poi riesce, tra virgolette, se non è, a scappare, lui sfida e che cosa succede? Quando lui comincia a dire tutte quelle cose dopo che ormai l'avevano scoperto, lui comincia ad attribuire anche degli omicidi a se stesso che non avevano ancora scoperto e di cui i cadaveri non sono stati mai rinvenuti. Quindi adesso non si Esatto. sa ancora se è verità o meno, perché non ci sono dei riscontri oggettivi, quindi lui potrebbe aver detto la qualunque anche per farsi grande poi ad un certo punto, perché da quelli che sono stati ritrovati, alcuni dispersi però accertati, lui ovviamente non conoscendo l'identità delle vittime, arriva ad un conteggio pressappoco che supera le 70 vittime, non so se effettivamente lo abbia fatto, sia stato questo ego smisurato che aveva ad avergli, diciamo, fatto attribuire anche omicidi che poi in realtà non ha mai compiuto. Cioè questa figura comunque, in un modo o nell'altro, è rimasta come il punto di svolta, lo chiamavo, perché inizialmente il termine poi proprio serial killer non è che venne utilizzato No. così, si può dire che può essere stato coniato proprio con Ted Bundy. Poi che cosa fece lui? Oltre a descrivere se stesso, fece beccare il serial killer, il mostro del Green River.
Sai che cosa disse? Lui, in quelle poche occasioni in cui loro possono guardare i notiziari, no? Perché non sempre accesso nelle carceri possono avere i giornali, cominciò a sentire, a captare, co vedeva delle analogie con i suoi casi, faceva, ah, ecco, ce n'è uno come me, ce n'è uno come me. Che cosa fa? E lui ad indirizzare agli FBI, dice, voi volete prendere a questo? Sapete che dovete fare? Appena beccate il cadavere, dovete stanziare lì dai 3 o 4 giorni, perché noi torniamo sempre. Che voleva dire questa frase? Noi torniamo sempre sul luogo del delitto, perché hanno bisogno di rivivere quella scena più volte finché possono. E vi dico anche una cosa agghiacciante, lo vedete qui con quegli occhi d'angelo? Lo sapete che occhi d'angelo qui era anche necrofilo, perché abusava anche dei cadaveri finché non arrivavano in stato putrefazione, che gli si smontavano in mano, cioè ve l'ho detto proprio terra terra. Quindi Certo. veramente era terribile Ted Bundy. E se voi lo guardavate, c'era quel rischio di tifare per lui, cioè veramente gli andavano fuori perché avevano i dubbi se era riuscito. Perciò dico, lì a volte anche il cosiddetto fascino del male. C'erano le ragazzine che andavano in tribunale per vederlo ed erano attratte anche un po' per provare quel brivido, no? Sapevano magari che era Lui Tra colpevole. l'altro lui si accoppia in carcere, cioè con quella che poi scriverà, se non sbaglio, non è la stessa che poi scriverà di lui, c'ha una figlia Sì, con questa donna, cioè voglio dire che non in verrebbe mai in carcere mente la di andare. concepiscono. C'aveva diverse fidanzate, amanti. No, però questa qua proprio all'improvviso fa la platea, fa anche la dichiarazione, cioè come si dice, la proposta di matrimonio. Durante l'udienza all'improvviso ben pensa di fare la proposta di matrimonio e Giovanni. dimmi. Guglielmo vuole una precisazione, io la lascio fare a te, aspetta, ve lo faccio leggere, l'ha detto poco fa, no? E si riferisce a chi dubita che sia impossibile che magari una ragazzina abbia accettato un passaggio da un perfetto Sì, sconosciuto. lui sai Però che lui faceva un era mimo? abile, lui faceva Lui in finta di essere realtà ferito. si fingeva, esatto, lui andava in giro con un gesto finto. E fermava le ragazze chiedendogli delle cose, tipo una volta, ad esempio, ha chiesto a una ragazza di aiutarlo a far montare una barca su un mezzo, cioè a spingere questa barca. Un'altra volta utilizzava sempre questo espediente fuori dal supermercato per la spesa, lui girava con questo maggiolone della Volkswagen, un vecchio maggiolino, non mi ricordo all'epoca. Maggiolino, se non sbaglio, però sì, quello E infatti lo riconoscono spesso da questa macchina, che è poi è una macchina anche abbastanza particolare, no? Madolino, non è poco riconoscibile. Quindi usa questo espediente del povero ragazzo in difficoltà per cercare, diciamo che quelle che riescono a scappare perché si rendono conto quando si avvicinano alla macchina, cioè verso la macchina, che in realtà non c'è quello che lui dice che ci deve essere, tipo la barca, tipo la necessità, no, di aiutarlo in qualche modo, e quindi si dileguano. Invece quelli scappano. che credono alla buona fede del fatto che gli stia chiedendo aiuto, purtroppo, no, poi vengono tramortite e quindi fatte salire in macchina in qualche modo con l'aggressione, ecco, non di certo spontaneamente. Poi diciamo anche un po' che cosa gioca a suo sfavore. Prima c'era una domanda, adesso rispondo, non l'ho ignorata, me la sono conservata. E ritorniamo anche poi di nuovo alle vittime e le loro testimonianze, che a un certo punto qualcuna di loro che riesce a sopravvivere, riesce a scampare a Ted Bundy. Ce n'è uno in particolar modo che ad un passo dalla morte, lui se la vede malissimo, lei riesce a scappare ed è uno dei test fondamentali. Però è una domanda generica alla quale ti rispondono. Allora, innanzitutto, che cosa succedeva? Non avevano le strumentazioni, quindi questo è quasi basilare, no? Non avevano il test del DNA, quant'altro. Tanto è vero, qui, in questo processo qui, una delle prime prove, tra virgolette, forense, di odontoiatria forense, fu il dibattito su un morso che Ted Bundy aveva lasciato su una delle vittime. Però, ovviamente, fecero decadere un po' questa cosa, perché dicevo, ok, può essere simile in morso, ma comunque i lividi non hanno dei margini ben precisi, quindi lì ci fu un vero e proprio dibattito per far entrare in dibattimento questa come prova. In più dovete pensare che era un momento in cui si stavano allargando gli strati, quindi le infrastrutture, le strade, no? Immaginate la grande crescita, no? Il boom economico di quegli anni, permettevano grandi spostamenti, ma di controparte poco controllo. E in più,
Pensate, già oggi abbiamo difficoltà a comunicarci delle cose tra una procura e l'altra, vabbè, in Italia, ma voi le cose della Francia non è che le sapete. Voi dovete immaginare l'America non come un unico stato, ma dovete immaginare come se fossero, Tanti scusatemi il stati. termine, gli Stati Uniti d'Europa, non nel Ma senso perché che arrivano loro sono tardissimo come a delle livello nazioni. serial killer? Sì. Non ho capito, Ho detto arrivano tardissimo a capire che c'era un serial killer in azione. sì, perché è difficile. Cioè, immaginate che lì si scriveva ancora tutto quanto a mano. Cioè, immaginate che tipo di comunicazione c'è. Già oggi vi dico che ancora abbiamo difficoltà. Quindi, prima non ve lo dico proprio, era veramente difficilissimo. Cioè, quando hanno beccato a sto Ted Bundy, che vi ho raccontato l'aneddoto, lui era in un altro stato. Cioè, dopo sono arrivati a capire che invece già era ricercato anche nell'altro stato. Vabbè, quando lo beccano, alla fine lui comincia a descrivere tutti gli omicidi che ha compiuto, ma veramente è andato ovunque, ha toccato almeno 6 o 7 stati. Ok? Tra Quindi è l'altro stato mi libero di inserisco una girare. domanda perché tu prima hai detto una cosa importante, no? Tu hai detto lui aiuta l'FBI a cercare il Green River Killer, cioè gli dice proprio cercate tizio, cioè questo tipo di persona, uomo così così cosa, spostatevi lì perché tanto torna sul luogo. Ma chi lo dice questo? Lo dice a Douglas. Douglas e Ressler sono i due tizi a cui noi dobbiamo la classificazione dei serial killer, perché prima di Douglas e Ressler, che hanno creato proprio il manuale, esatto, quello che vi sta facendo vedere Giovanni, che tra l'altro si trova anche su Amazon per gli appassionati, scusami, è partito Luca Giurato, se no, non ci fossero stati Douglas e Ressler, che si sono fatti, detto proprio papale papale, un mazzo tanto ad andare penitenziario per penitenziario, a chiacchierare con questi soggetti che si era riuscito a comprendere che avevano commesso dei reati seriali, degli omicidi seriali, quindi che non è ancora definito seriale. All'inizio c'è addirittura la diatriba di come chiamarli, se rituali o se seriali, perché c'è differenza, no, tra rituale e seriale, quando è seriale, se è due, se è tre. Quindi qui è proprio il momento esatto in cui stanno facendo questo. Quindi dobbiamo pure immaginare che non c'è proprio quella roba che c'è adesso del link tra i vari fascicoli di vari dipartimenti. Adesso c'è proprio una serie di piattaforme, chiamiamole così, dove tu inserisci dei dati e ti dice se ci sono fascicoli simili, no? E quindi l'investigatore proprio linka fisicamente, no? Va a capire se ci sono cose simili. Al tempo non c'era. Quindi se, come dice lui, oggi a Mantova ammazzano una e ne ammazzano un'altra a Parigi, non è che l'investigatore di Roma parla con quello di Parigi, no? E quindi nessuno presuppone che i due omicidi siano collegati tra loro. E quindi come cavolo facevano, no? Magari a dire sia lo stesso soggetto, lo fanno perché poi si mette di mezzo l'FBI che dice cerchiamo di capirci qualche cosa, no? Cioè facciamo un minimo di classificazione in modo che partiamo tutti dalla stessa base, ecco. Però Anche gli perché poi in dice no. questo momento storico noi adesso ci stiamo concentrando il focus uno per uno, ma questi stanno agendo tutti insieme, cioè tra Gacy, Dahmer, Ted Bundy, figli di Sì, Sam e il quant'altro, sono tutti BTK. quanti nella stessa epoca in zone diverse, quindi i filoni investigativi di tutti questi omicidi sono tantissimi. Mi viene in mente, no? Non so se voi l'avete visto, sempre su Netflix hanno fatto una serie, mi pare si chiamasse Unbelievable, che Non parla l'ho di vista. uno stupratore seriale e di una donna che non viene creduta per questo stupro. Cioè, ci mettono veramente tanto tempo a capire che lo stupro era vero e che c'era uno stupratore, stupratore, la malattia di giurato è venuta anche a me, seriale che si aggirava nei vari stati americani. E stiamo parlando nel 2008, mi è rimasta impressa questa cosa, dove internet ce l'avevamo già, però non esisteva una banca dati o comunque qualcuno che studiasse il profilo degli stupratori seriali. E se tu vedi questa storia e pensi, vabbè, sì, è una storia che sembra quasi recente, ma non così recente, cioè 2008, ci hanno messo veramente un bel po' Possiamo anche e introdurre Gacy, nel senso che qui diciamo la linea di confine è labile. L'unico che lui sposta i target su dei ragazzi perché vabbè ha un vissuto di sessualità repressa, si può dire, no? Però l'agire di Gacy è simile. Allora, innanzitutto è una personalità geniale, solo che lui rispetto a Ted Bundy riesce a farla fruttare.
perché si riesce ad insediare nei ranghi alti della società, crea dei partiti, delle associazioni, veramente un tipo che si riesce a insediare ovunque e ne fa fuori ben 33, tutti ovviamente soggetti maschili perché amava i maschi anche se non lo ammetteva. A un certo punto si giustifica dicendo no, io non sono gay perché non amo, cioè i gay sono solo quelli che si amano tra di loro e invece per me un oggetto, cioè come un oggetto, no? Quindi lì cominciano a vedere in che modo avete mai sentito parlare del fatto dell'empatia, essere al killer non empatico e quant'altro. Lui questa cosa la giustifica, dice che per lui meritavano, no? quella tipo di morte perché erano dei soggetti meschini che lo inducevano alla tentazione e bla bla bla, ma erano solo delle scuse che raccontava a se stesso. Lui ha avuto ben due matrimoni. Okay, quindi diciamo nascondeva questa sua indole, ma secondo me anche proprio quella sorta di frustrazione ha portato ad odiare soggetti che invece vivevano proprio liberamente la sessualità. Lui viene scoperto veramente quasi per un caso, però i sospetti su di lui si alimentano senza avere delle prove concrete, perché alla fine lui, con la scusa di ingaggiare questi ragazzi per dei lavori che gli facevano tipo in casa, non so, gli aggiustavano il giardino piuttosto che il tetto, piuttosto che un'altra area, si era fatto, diciamo, una specie di equip di muratori, va, se posso chiamarla così. Man mano, manco a farla apposta, cominciano a scomparire proprio questi ragazzi qui. E da là si accende la lampadina, vanno anche a perquisire casa, ma non trovano delle prove, non trovano nulla. Come la trovano, se non sbaglio, qui Casey, oltre che c'era il tizio, vabbè, che scappa, ok, come era successo per Ted Bundy, il pretesto per entrargli in casa e cominciare a fare la perquisizione erano state delle denunce di furti di oggetti in casa anche di questi ragazzi. Individuano degli oggetti nella casa di Casey. Mentre cominciano a perlustrare, manca a farla apposta, arriva il detective che era esperto nell'odore dei cadaveri, quindi sente la puzza dei cadaveri dal secondo piano quando va in bagno. Nelle case americane hanno tipo questi canali di scolo che arrivano dal pian terreno all'ultimo piano. E lui dice che quell'odore è inconfondibile. Quindi a un certo punto cioè, hanno il mandato e scendono in questa cripta degli orrori. Cioè loro gli smontano casa perché lui che cosa faceva? La maggior parte dei cadaveri, se non sbaglio, 31 su 33 li seppellisce. Fondamentalmente li getta sotto casa, alcuni non si preoccupano manco di seppellirli in una maniera decente, li getta sotto casa. Avete presente le case americane? Avete mai visto quel programma dove ti si portano via la casa? Che gli americani così la costruiscono, comprano il terreno edificabile, costruiscono la casa in legno sopra, veramente la puoi spostare così, no? E insomma, spostando hanno trovato un vero e proprio cimitero di 31 ragazzi che poi verranno identificati con lungo termine, due invece dice di averli gettati lungo uno dei fiumi che non ricordo bene qual è, perché pure non mi ricordo bene la zona dove agiva Gacy. E quindi lì poi vi lascio immaginare, Gacy è quello proprio che fa esplodere ancora più di tutti il caso, perché finché in Ted Bundy, tra virgolette, le vittime già erano state ritrovate e quant'altro, e alcune mai rinvenute, in Gacy era un continuo rilevamento in diretta, cioè c'era tipo la TV H24 fuori la casa con le telecamere e ogni volta ritrovavano dei resti nuovi, cioè ogni ora venivano fuori ossa diverse. E quindi era diventato come un reality show, quindi veramente quando poi, diciamo, fu scoperto, l'America impazzì perché, tra virgolette, inizialmente a livello di impatto, diciamo, tra virgolette, in diretta, fece più impazzire Gacy che Ted Bundy. Cioè, Ted Bundy nel corso del tempo è venuto fuori il tutto, è stato ricostruito il tutto. Sì, li ha Ma forse stuprati anche, e li ha Giovanni, uccisi forse potenzialmente. anche sia per il target delle vittime, che sono comunque tutti ragazzini tra i 16 e i 20 anni, sia per quello che gli faceva, perché comunque, tra l'altro, lui a un certo punto entra nel mirino degli inquirenti, perché nonostante la faccia da zio che ti porti alle feste, no? E che tra l'altro qualcuno ha detto, no, ma non era il pagliaccio delle festicciole? Sì, perché in realtà lui si deve il nome di Pogo il Clown, non perché si vestisse da clown per uccidere i ragazzini, ma perché lui aveva quest'altro sé, questa, no? Perché poi anche qui dobbiamo parlare di una personalità, forse qui ancora più di Ted Bundy, qui c'è un narcisismo che veramente tocca picchi altissimi, anche dopo quando viene preso, lui è di un'arroganza assurda.
Dove lui ha proprio questa necessità probabilmente di mettere una maschera, no? Cioè una maschera che non è neanche più tanto fittizia, è proprio una maschera reale. E tra l'altro, infatti, ci si domanda, no? Un po' come il clown, non è che poi sarà che a me fa un po' impressione, ma non è che rappresenta proprio sta grande roba simpatica per i bambini, perché il clown in sé è Ecco. un po' terrificante. E quindi sembra come se lui utilizzasse, no, questo espediente del clown per nascondere in qualche modo una certa parte che già, no, non riusciva più a contenere. E il problema è che emerge a un certo punto, dopo sta facciata di volontariato, politica, bravo uomo, cuoco, perché lui comunque Perfetto. faceva il cuoco, si rendono conto che lui parecchi anni prima si era fatto 2 su 10 anni, perché poi era uscito prima del previsto, per sodomia, proprio a un ragazzino. E quindi si fanno venire un dubbio, dicono: ma aspetta un attimo, non è probabilmente, no, il bravissimo uomo che dipinge la società, probabile che c'è qualcosa che non torna. E difatti poi tutto quello che hai raccontato tu porta a scoprire che c'è sta una roba immonda sotto casa, ecco. E quindi E poi sicuramente qui va. con Gacy si aggiunge un tassello importante per delineare quello che è il comportamento oppure da dove nascono certi impulsi dei sadici sessuali, ok? Perché poi esistono varie tipologie, c'è proprio, diciamo, uno schema che individuano gli FBI, che è il godimento nel far provare paura alla vittima poco prima della morte, del controllo, perché c'è un ragazzo che racconta di essere sopravvissuto a Gacy, che una notte viene praticamente sequestrato in casa da Gacy. Quindi passano una serata con gli amici, resta anche questo ragazzo, ok, che adesso è sopravvissuto, quindi ha potuto raccontare l'accaduto. Quando restano soli, lui prima gli fa delle avance sessuali, che ovviamente rifiuta, e poi Gacy tipo lo ricatta con la pistola, fino a che questo quasi non se la fa addosso. Poi dopo la posa dice: no, in realtà volevo solo giocare per vedere tu che reazione potessi avere, no, dinanzi a questa cosa, perché a me piace studiare, osservare le persone e vedere che reazione avere. Ma sto giochetto io lo fa tutta la notte, finché una mezza cosa non la fa a livello sessuale, quindi veramente era disturbatissimo. Da là cominciano a inquadrare anche questa cosa del godimento, del controllo, di nutrirsi della paura della vittima poco prima della sua morte, no? Quindi anche il fatto che magari avete sentito parlare delle sevizie, le torture, che non è immediato, no? Quel gioco di controllo, di possesso che si ha pochi attimi prima, fa parte proprio del rito, se così possiamo chiamarlo, per andare a stimolare ulteriormente le proprie fantasie sessuali. Cioè, alcuni dei sex offender, magari non è questo il caso perché dichiarazioni specifiche non ce ne sono, ma altri che sono stati studiati, che sono centinaia, loro che cosa fanno? Prima di agire, cominciano a figurarsi questa cosa solo mentalmente, ok? Ci pensano per tantissimo tempo. Ma in E realtà poi è la attuano. caratteristica di tutti, Giovanni, cioè nel senso, al di là che lo dicano, no, lo sviluppo di una parafilia non è mai da 0 a 100, cioè è lungo un continuum che parte da una fantasia che delle volte è anche funzionale, nel senso che quando non ha caratteristiche sadiche, macabre, è anche funzionale come fantasia. La fantasia ci serve, non possiamo negare che la fantasia sia promotrice di un sacco di cose positive, no? Però quando poi diventa trasgressione, parafilia e poi disturbo parafilico, perché qua parliamo di una persona palesemente disturbata, non di uno che ha un po', no, de fantasie particolari, Certo. allora lì, superata la soglia, la fantasia no, non è più, cioè manca proprio quella, arrivo a Monica, manca quella diga che separa la fantasia dalla realtà, cioè si mischia tutto in modo tale che non ci sia più una distinzione netta né per chi la percepisce né poi per l'atto che fa, no? Anzi, cioè diventa tutto un unico agglomerato di attività. Anche poi il Cosa dopo, no? Quella la cosiddetta domanda? fase di cooling off, alcuni l'attribuiscono al fatto che se sei riuscito a godere in pieno, no, di quella vittima, hai, diciamo, più un lasso di tempo. Il cooling off è la Sì, fase cosiddetta di raffreddamento, no? Che non ho raffreddamento, subito sì. un'esigenza perché sono riuscito a soddisfare, perché ancora godo dell'ultima vittima, anche ritornando di col pensiero, magari Ma la qualcuno ci risuonava. scelta dell'età delle vittime, perché non sono così giovani da essere considerato un pedofilo, però No. siamo tra i 15 e i 20 anni, e qualcuno parla di un'omosessualità repressa. Ci può essere, Roberta, correlazione tra quella fascia d'età, no? Sì.
in cui No, anche magari lui. perché detto proprio in termini pratici, lui comunque agiva anche da omosessuale, nel senso che lo dico fuori dai denti, cioè il sesso orale lo faceva e lo riceveva. Quindi, se ovviamente vai su un bambino che non ha gli organi genitali sviluppati, tu non godi. Quindi, già dai 16-20 anni, comunque il membro è sviluppato. Quindi, se tu vai su un bambino, non hai quella cosa perché a lui piaceva quella situazione lì. Quindi, se Ma andava sul però target c'è anche una. inferiore. Aggiungo un tassello che non abbiamo detto, e che è a monte di John Wayne Gacy c'è un padre che ha assunto una figura, diciamo, autoritaria a dire poco, nel senso che ha abusato tanto fisicamente che psicologicamente del figlio, quindi il padre di John Wayne, perché poi siamo John Wayne, nel senso fa anche ridere Sì. questa cosa. Di Gacy è un padre abusante, e la cosa che fa terrore, a me fa terrore, è il fatto che lui ripetesse esattamente lo stesso modus operandi che il padre usava su di lui con le vittime, e ripeteva anche le stesse parole, cioè gli insulti che il padre diceva a Gacy, lui li ripeteva alle vittime. Quando lui dice, no, tu hai detto prima, Giovanni, cioè, lui proprio lo dice, loro se lo meritavano perché erano dei sporchi F, erano no, delle persone inette, perché era quello che il padre sosteneva di Gacy. E l'età assume anche un ruolo decisivo, perché la differenza di età, cioè Gacy quando comincia ad uccidere è comunque un uomo maturo, non è un ragazzino, no? Quindi la differenza d'età sta anche nel fatto che sembra riprodurre la modalità genitore-figlio, cioè come se in qualche modo lui in quella attività riprendesse un controllo che non aveva mai avuto da figlio. Cioè, io sono stato abusato, non avevo controllo della situazione, il modo che ho per avere controllo è riprodurre uno schema dove io sono l'adulto che fa del male, quindi non più il bambino che subisce. Non so se Sì, questo ti può tornare chiaro. come spiegazione. Allora, voglio spiegare un attimino un tecnicismo, no? Parlando di parafilia, la parafilia in generale è la deviazione dalla normale sfera sessuale, ok? Per dirla in termini semplici. La pedofilia in realtà adesso c'è un limite, non è un fattore anagrafico, ragazzi, è un fattore fisico, fisiologico. Cioè, nel momento in cui la tua eccitazione è catalizzata, no? Da un bambino che non ha ancora gli organi genitali sviluppati, si parla di pedofilia. Perché? Tu stai facendo oggetto sessuale una cosa che non è ancora pronta, tra virgolette, sessualmente. Già quando si parla di un sedicenne, non siamo più nella pedofilia, perché comunque ha fatto lo sviluppo, quindi veramente è una questione, tra virgolette, biologica. Sì, Non so se avete fino ai capito. 13 anni. Fino a che, Fino ai cioè, 13 anni. lì diciamo c'è la cosa del consenso, non consenso, però diciamo c'è questa linea, no? Che demarca. Se tu ovviamente vai su un bambino di 7-8 anni, che non ha ancora fatto lo sviluppo, stai attribuendo a lui delle caratteristiche sessuali che non ha. Quindi da là hai la parafilia, da lì hai deviato la sfera, tra virgolette, del tipico, del normale. Questa è la distinzione più che un fattore sull'anagrafico. Poi per la cosa anagrafica c'è tutta una cosa, vabbè, sulla sessualità, gli abusi, le violenze sessuali, c'è tutta una legge, consenso, non consenso, però è molto diverso, cioè sono dei discorsi completamente Ma diversi. sotto i Quindi voi 14 immaginate. anni non puoi prestare il consenso, quindi lì è un abuso. Questo è dal punto di Però vista quello, quello giuridico. che però no, al di sotto dei tre, c'è proprio il cavillo dei 13 anni. Dai 13 anni, se stai con uno di 16, puoi, da 13. Ok? Però devi Quindi. distinguere, Giovanni, criterio giuridico da criterio clinico. Cioè, è pedofilia quando tu hai un rapporto sessuale al di sotto con un minore al di sotto dei 13 anni, perché, come Esatto, dici gli tu, anni le 13. caratteristiche non so, sessuali non sono definite. Poi quello giuridico è un altro discorso, nel senso che lì entriamo non nella pedofilia, ma nell'abuso sessuale su un minore, e lì c'è Esatto. anche una roba di quanto deve essere più grande il Esatto. Allora, soggetto rispetto dai all'altro. 14 anni in su, se c'è consenso sempre, cioè nel senso per quanto possa essere discutibile, dai 14 anni, se uno dà il consenso lo può dare a chiunque. Ok? 13 anni, diciamo, è il limite ultimo, ma una persona a 13 anni, tra virgolette, può dare il consenso sessuale è una persona che al massimo ha 3 anni in più, ok? Quindi fai il conto 14, 15, 16, non oltre. C'è già un 13 anni, 17 anni, no buono, ok? Per la legge. Dai 14 invece, finché c'è consenso, ripeto,
può stare con una persona anche molto più grandi di lui o di lei o che sia, perché la legge cioè, non lo punisce, ok? Poi esistono una serie di condizioni che non ci devono stare, quelle situazioni di subordinazione, no? Che magari sei un tutù, è una persona che ti ha plagiato, che ti ha influenzato, perché poi là si va ad analizzare veramente caso per caso e si vede se effettivamente tu quel consenso l'hai dato perché eri realmente consenziente, capivi quello che hai fatto, o perché c'è stato qualcosa di contorno che, tra virgolette, ti ha plagiato, che può essere il tipo di rapporto che si aveva con la persona o sul pagamento, poi là c'è tutto lo Pensate che prima, sfruttamento, 50 quindi anni poi. fa, a 14 anni si poteva essere genitori, a 13 anni si poteva fare la fuitina Sì, adesso è d'amore, stato, diciamo, un po' era la più normalità. complicato inquadrare il tutto. No, le sue vittime, inizialmente alcune, da quel che racconta, potevano essere anche consenzienti, perché comunque alcuni, cioè, quelli che andavano omosessuali, ma mai potevano pensare di, perché con qualcuno potenzialmente, da quello raccontato, ci è andato anche più di una volta. C'era uno, adesso non mi ricordo chi era, aveva un cognome tipo russo, Bukowski, una cosa del genere, no? Bukowski, una cosa simile. C'era stato più volte con quel ragazzino lì. Quindi avevano, tra virgolette, una complicità, guardavano film pornografici insieme. Poi dopo sarà scattato qualcosa che Ma probabilmente io ho inteso, no, la morte, uccidere poi le sue vittime, come se lui avrebbe preferito morire quando suo padre abusava di lui, no? Quindi le grazie a un certo punto. Non l'ha mai raccontato. Quello che è chiaro è sicuramente che quello è l'ultimo atto di potere che lui ha, questo sicuramente, cioè che quello è l'atto estremo, togliere la vita a qualcuno. Quindi noi ci ragioniamo sul fatto che almeno, tra l'altro, quando muore il padre, lui ha un tracollo, cioè nel senso che lui, il padre muore quando lui è abbastanza grande, ma è comunque ancora legato alla figura del padre. E c'è chi racconta, perché lui quando muore il padre era rinchiuso nell'istituto per sodomia, no? Cioè lui aveva avuto questa condanna di 2 anni, era stato rinchiuso in carcere per sodomia. Il padre muore in quel momento, non gli dicono che è morto, non lo mandano al funerale, glielo dicono solo dopo la sepoltura. E Che noia. chi era con lui nell'istituto dice che da quel momento lui era praticamente diventato intrattabile, cioè lui, se non facevi come diceva lui, erano guai. Addirittura lui, stando in cucina come cuoco, ti metteva gli escrementi dei topi nel cibo, per dire, quando gli rodeva un po' di più. Quindi questa è la personalità, non è proprio un agnellino, cioè di base non è che parliamo di una persona proprio carinissima da avere intorno. Quindi, e la E morte lui del aveva padre una moglie, no? Che sì, non che si è poi è mai accorta scappata di a un certo nulla. punto. Sì, aveva una moglie e poi è scappata ad un certo punto. Anche perché aveva capito che non stava bene. Anzi, qualche volta, se non sbaglio, ci fu un episodio dove lui aveva invitato uno dei ragazzi ad avere rapporti con la moglie e poi avere anche un rapporto con lui davanti alla moglie. Quindi poi, che poi questa è la seconda moglie perché ne ha avute due. Quella che diciamo più si è addentrata nell'anima oscura di Casey è la seconda che poi è scappata via. Allora, le modalità di uccisione sono state difficili da rilevare perché nel momento in cui poi è stato scoperto in tutto, in alcuni casi erano passati anche degli anni, quindi si parla di resti ossei. Potenzialmente, e stranamente, lui parla di aver, cioè, si è detto che ha agito con una pistola, quindi poi chissà perché non si sono sentiti questi colpi, dove ha agito, non è stato poi troppo dettagliato su tutti i punti, su tutti gli omicidi, anche se ricordava, perché lui aveva una personalità molto strana, cioè passava da uno stato morale all'altro. Gacy, quindi potenzialmente le sparava, li soffocava, non tutti allo stesso modo. Sì, Poi certamente alcuni anche malmenava, cioè che lottavano. quindi riscontri poi oggettivi dai suoi racconti non ce ne sono, è quello che ci ha raccontato lui. Poi, prima di chiudere e lasciarvi andare, altrimenti qua vi teniamo fino a mezzanotte perché sono i casi che ci hanno cresciuti, no? Insomma. Questo merita poi una puntata a parte, fondamentalmente. Sì, poi sì, perché qui è lunga e soprattutto perché è l'esempio, no? Quando si parla di Jeffrey Dahmer, sinonimo il cannibale, no? Perché già è una cosa che la nostra mente non riesce a concepire, l'omicidio. Immaginate poi l'omicidio e nutrirsi della carne umana, cioè proprio il cervello penso che vada in tilt. A Perché me ti ancora la angoscia. scena del
del silenzio degli innocenti, no? Sì. Quello in cui si mangia il cervello della sua vittima quando taglia, cioè io non l'ho mai, io chiudo gli occhi, non riesco a guardarla, cioè per dire quanto, che impatto ha il cannibalismo sulla mente delle Ma perché è una persone, cosa no? per noi è totalmente contro natura, cioè è impensabile mangiare un simile, no? Quindi Sì. crea proprio una sorta cioè anche rivolta a stomaco, cioè ci sono delle reazioni proprio fisiche che avvengono quando tu impatti con qualcosa che il tuo cervello non comprende. Spesso lo raccontano anche quando proprio salto nel vuoto, cioè non c'è assolutamente niente, ma quando raccontano questi fantomatici, chissà se reali incontri con gli alieni. Parlano delle sensazioni corporee perché è una roba talmente tanto impensabile, no? Quindi assimilabile a qualcosa che il cervello umano non può comprendere, che crea una sensazione di proprio fisiologica di fastidio. E stessa cosa accade col cannibalismo, perché voglio dire, è una roba che Se non sa. pensate anche, ho avuto la stessa sensazione quando andò in onda il film Alive, Sopravvissuti, no? Che quelli diventano cannibali per necessità, no? E dici, vabbè, cioè, Il risalo infatti, quella è una dell'OSA era delle classi animale. di cannibalismo. Ce ne sono tre: uno che mangia la carne senza nessun istinto sessuale, uno per l'esigenza. E poi il nostro Dahmer, che è definito cannibale passionale fusionale, tra poco spieghiamo perché. Ragazzi, chi mangia le unghie non è un cannibale, ma al massimo ha il piccacismo, okay? Che vuol dire ingerire cose che non sono nate per essere ingerite, okay? Quindi, più o meno, ti è A venuto me il fa mal di tanto pancia. impressione. Ma in che Dice, no, senso non Piero vedi così Mazzarelli dicono che dovrebbe strano questo. il cannibalismo? Cioè, Gli facciamo dipende. delle domande, Piero. Ci fai pure delle domande. Cioè, se per esigenza, tipo i sopravvissuti, è morto uno, dico morto tua, vita mia, comunque carne buttata, me la mangio, sopravvivo, quasi quasi, è comprensibile e ce può sta. Però il fatto di essere un cannibale cefusionale, io uccido per procurarmi ciò che amo mangiare perché mi piace, no? Fusionale, proprio dove ripensa il termine, fusione, no? Fondermi con ciò che amo, devo sentirlo dentro. C'è anche la frase emblematica della prima puntata di Jeffrey Dahmer, dove lui dice: sento il tuo cuore, voglio mangiarlo. Lì è la chiave del tutto. Là già ti va a inquadrare che tipo di cannibale è, no? Quindi è anche questa volta una pulsione di tipo sessuale, no? Quindi se parliamo, quando si parla di criminologia, è questa l'unica casistica, no? Non le altre, non quello per esigenza, non quello proprio per il gusto della carne, ma qui proprio perché devono provare un qualcosa che è Ah, ecco, associabile lui alla è. sessualità. No, Ci ha spiegato che lui è vegetariano. Non ci crediamo. Noi non accettiamo inviti a cena da Piero, però. Sei tu la cena, scherziamo. Eh sì, vabbè, però se sei vegetariano. ma il problema del cannibalismo e del non comprenderlo non è tanto che tu mangi una carne di un tipo di animale o di un altro animale, il problema è che mangi un tuo simile, cioè che quella carne Esatto. appartiene a una cristiana, a un cristiano che cammina nel mondo, c'ha una vita, c'ha dei pensieri, no? Quindi forse il fatto che mangiamo un simile non sia proprio la prima cosa che ci viene da fare, ecco, quella è la stranezza, non il tipo di carne, che tanto cotta è carne, voglio dire, non so che sapore abbia, ma penso che il problema non sia esattamente nel fatto che mangio della carne, ma che fatto che mangio un mio simile. E tra Io l'altro, quando lui conobbi. si. Sì, scusami. Finisci, 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 Roberto. No, su quella cosa del fusionale, no, che dicevi del cannibalismo, cioè, Dahmer è particolare perché in realtà, tralasciando diciamo, la versione un po' romanzata del telefilm, che seppur abbastanza fedele, però lo descrive un po' come un soggetto un po' rallentato, che non è cosa che non Esatto. è Jeffrey Dahmer assolutamente, non è così rallentato, anzi, cioè è un soggetto altamente lucido e ben centrato. Lui ha questa necessità di fondersi col corpo dell'altro perché in realtà no, c'è tutta una questione di angoscia abbandonica clamorosa, per cui lui comincia a fare quello che fa proprio perché non alterna, cioè sente di non avere alternative, nonostante nel caso di Jeffrey Dahmer, che non avviene spesso, ci sia proprio la sensazione di essere diverso e strano. Quella roba lì che vediamo nel telefilm dove lui dice: papà, guarda che io faccio cose strane, no? È reale. Cioè, questa è una roba che effettivamente lui dice, perché la riporta anche il padre nel suo libro,
che poi ci ha fatto un sacco di soldi il padre col libro scritto alla fine, quando lo catturano, no? Lui dice proprio questo: si recrimina di non aver avuto il modo di capire che aveva questi problemi quando era lampante, che l'aveva verbalizzato più volte. Quindi in realtà Jeff è un po' fuori dal coro rispetto ai soliti Sì. serial killer che abbiamo visto fino adesso, perché è un iperproblematico e perché sarebbe potuto essere tranquillamente preso in tempo se fosse, se quantomeno ci avesse avuto qualcuno che se ne curasse. Ecco, quindi lì è proprio un'escalation, cioè lui va allo stato brado a un certo punto, non c'è più nessuno che lo tiene, a differenza invece di tutti i Ted Bundy e i Gacy del caso, no? Che invece sono belli pianificati nel tempo, no? Che co dicono come fanno a non identificarli, perché sono bravi. Qua lui si muove a caso, cioè A caso. nel senso che Sì. sarebbe potuto essere fermato molte molte volte, a partire dalla signora che poraccia fa le mille segnalazioni, ed è reale quello, semplicemente non è la vicina di casa, è la dirimpettaia. E quella scena di quel ragazzino che si vede inizialmente, del ragazzetto che lui lo botomizza, no? E che lo trovano vagante per strada, quella è tutta reale. E lì i poliziotti non fanno niente proprio per un problema anche razziale. Quindi questo è un caso molto più, ecco, forse sì, come dice Monica, da approfondire separatamente, sicuramente. In più poi il fatto che lui scegliesse quelle vittime anche delinea una persona che non è proprio non presente a se stessa, cioè sapeva No, benissimo figurati. qual era il contesto, lui Sì. aspettava, nei locali ci girava, quant'altro. Quindi poi magari il telefilm quasi ti fa appassionare a questa figura, quasi ne provi pietà, no? Però lui non ne ha avuto per quelle vittime, sapeva bene che erano gli scarti di quella società, non sono gli scarti, per quella società sì, perché le loro testimonianze non erano credibili, ok? Essendo di colore, Certo. asiatici, immigrati, valevano men che meno. Potenzialmente chi poteva ricercarli erano quelle povere famiglie che erano messe ai margini di quella società. E in più poi c'era, non da meno, la questione dell'omosessualità. Okay, siamo ancora all'inizio degli anni 90, fondamentalmente, perché lui è vero che uccide nel 78, ma un cooling off molto lungo, tipo una decina d'anni, quindi dalla prima Sì. vittima agli altri, ma poi si dà la pazza gioia nell'ultimo anno. Cioè la maggior parte delle vittime, tipo, le uccide tutte quante tra il 90 e il 91, perché comincia a capire che nessuno se lo caga, cioè nonostante le segnalazioni, le lamentele, no? Perché comunque i vicini veramente lamentano, amore, non mi spegnere il computer. Il mio gatto è pericoloso, si siede sulle tastiere. E Ambientano la pubblica. nonostante la puzza, i rumori, le urla, perché quelli veramente li sentivo, nessuno dà ascolto a quelle lamentele. Infatti, lì, secondo me, anche la serie è molto basata su questa cosa, perché non è cruenta in realtà. Io la consiglio perché non è cruenta inutilmente. Ti fa intendere quello che succedeva, innanzitutto per una questione di censura, perché ecco, stiamo parlando di un necrofano cannibale, cioè quindi che cosa poteva farvi mai vedere la serie di Jeffrey Dahmer? Uno che aveva rapporti sessuali con i morti? No, te lo fa capire. Che mangiava la carne? Vabbè, Che lo poi in sappiamo, realtà non ma si è aveva rapporti soffermato. sessuali con i morti, eh? Cioè lui aveva il piacere, non Non derivava esatto, da da usare il tanto, corpo, dal cioè nel fatto senso dal fatto che era morto, che che era era fermo lì. immobile. Che era fermo lì, cioè non aveva i rapporti Esatto. tra virgolette completi, tipo si Sì. masturbava stando vicino, il corpo fermo, c'è cioè quella Esatto. situazione, lui lo eccitava, ed c'è cioè la verità, il riscontro che si aveva anche nella realtà, lui lo racconta più volte, perché poi Jeffrey Dahmer, a confronto degli altri, il meno enigmatico, cioè a un certo punto lui quando decide di dichiararsi ed aprirsi con gli avvocati, anche i psicologi, perché capisce che finalmente ci può essere, tra virgolette, un aiuto medico, perché lui si interrogava, dice, perché mi è successo questo? È uno dei pochi che lo fa. Si apre veramente come un libro aperto e quindi racconta per filo e per segno che cosa ha fatto, perché voleva capire qual è stato il punto di non ritorno, cosa gli è successo. E quindi è quello di cui sappiamo tutto, perché si è raccontato veramente, anche se poi tutto questo pentimento, secondo me, non so se l'abbia avuto, perché nel telefilm, nella serie TV, un po' lo fa intravedere, però lui ha continuato a scherzarci su, no? Su questa cosa. Lui veramente si faceva
beffa degli altri carcerati, era inquietante, li prendeva in giro, cioè tipo che ne so, prendeva le ossa di pollo, cominciava a succhiare, a leccarle davanti a loro, no? Quindi poi, una volta Infatti ha individuato un fatto una brutta soggetto. fine in carcere poi, e lui è Sì. morto 2 anni dopo, cioè fracagnato di mazzate, quindi in realtà non l'hanno presa benissimo sta personalità, no, così sbeffeggiante di Dahmer, cioè l'hanno punito Subito. come era normale che fosse in un penitenziario poi tra l'altro. È durato 2 anni, quindi lui riesce a starci 2 anni lì. Poi, ovviamente, un soggetto del genere. Poi lì, da quello che ho capito, le notizie gli uni degli altri non è che erano all'ordine del giorno. Quindi, poi qualche informazione è arrivata all'interno del carcere. Lì magari dicono che c'era il tizio che lì nel telefilm mi fa vedere che tipo quello va a chiedere informazioni, non gliele danno, poi lo scoprono. Però voi pensate che non è che. E apparati estranei, magari nell'arco di 2 anni entrerà qualcuno che è stato fuori, che quindi ha visto tutto il clamore Certo. mediatico che c'era intorno a Jeffrey Dahmer. E quindi, quando se lo incontra nel carcere, magari avrà raccontato agli altri che cosa faceva. Lui lo sapeva benissimo a un certo punto di essere conosciuto come il cannibale di Milwaukee e ci giocava nell'essere inquietante. Quindi, un soggetto che gioca su una cosa del genere dopo quello che ha fatto. Secondo me, tanto pentito, tra virgolette, Ma non la sua è, e conversione cerca anche di. spirituale, quindi, scusatemi, la sua conversione spirituale, quindi che si era convertito e che È diceva vera, che anche è quella è vera. vera, anche quella è vera, ed è vero anche l'aneddoto che fa di inserirsi che lui prende ispirazione veramente da Gacy, ipercattolico, che è tutto vero. Allora, la serie TV di Dahmer è fatta veramente benissimo perché. Io ho trovato quasi tutti i riscontri, tranne una cosa tipo un nome e un cognome di una delle vittime che c'è nella serie TV, che è quello tipo del palazzo, e non ne ho trovato riscontro. Mi mancava quel tassello lì dell'omicidio compiuto nello stesso palazzo, ok? Ma è l'unica discrepanza. Per il resto, invece, è stato maniacale. Anche quando il padre, ragazzi, racconta di aver avuto le stesse pulsioni più o meno di Dahmer, al di Sì. là del bombarolo, ma al di là proprio dell'istinto omicidio. Lo sapete che ovviamente Lionel lo dichiara poi anche in un libro, no? Lui adesso è ancora vivo, ha più o meno 86-87 anni, il padre di Dahmer. Lui racconta di averle avute davvero quelle cose, perciò poi le trovate inserite nel telefilm, perché non possono romanzare e poi dire una cosa così grave. Una cosa che lui ha messo nero su bianco, anche perché ha cercato di alleggerire più volte la posizione del figlio, quasi cercando di condividerne la responsabilità. Cioè, lui comunque aveva il peso di quello che aveva fatto il figlio. Si è sentito in colpa di per averlo, tra virgolette, un pochino abbandonato, di non averlo ascoltato e soprattutto, tra virgolette, di avergli un po' trasmesso quella che era una macabra passione perché loro imbalsamavano questi animali, ok? E quindi si è sentito un po' responsabile. Ma secondo me questa cosa poi l'ha dichiarata della pulsione, non so se per alleggerire il carico, perché qui siamo ancora negli anni in cui non era subentrata bene all'interno dei processi di dibattimenti, tanto la psicologia, capì? Non c'era assistenza, non c'era una definizione, tra virgolette, clinica dei vari disturbi e quindi cominciavano a farsi una serie di domande, no? Anche gli inquirenti dell'epoca. Infatti, a parte c'era una considerazione sul fatto che la madre in gravidanza dice: è vero che prendeva tutte quelle medicine? Assolutamente sì, perché la mamma soffrì di una grave depressione postpartum, per cui sia durante la gravidanza che dopo ha avuto proprio tutta una serie, anche la mamma aveva anche delle patologie pari a carattere psicotico, cioè nel senso che avesse delle disfunzioni del pensiero, quindi prendeva comunque dei farmaci importanti e li prendeva prima, li prendeva dopo, e tra l'altro tra il padre e la madre c'era stata questa condizione proprio di divorzio grave, divorzio caratterizzato da anche aggressioni da parte del padre nei confronti della madre, che ogni tanto aveva questi momenti in cui no, non era più connessa alla realtà, e infatti si vede bene, no, che a un certo punto c'è questo divorzio. Padre va da una parte, la madre va da un'altra e Jeffrey rimane come un broccolo da solo perché nessuno si preoccupa di ma Jeffrey che fine fanno? Ed è lì infatti che comincia ad avere i primi pensieri a carattere, no, poi omicidiario. In realtà i primi pensieri sono a carattere di devo occupare il vuoto, non devo uccidere una persona.
l'omicidio e poi seguente perché queste persone non vogliono restare con lui. Cioè, nel senso, un conto è che io instauro una relazione, un conto è che io costringo un cristiano a stare con me e ad essere tra l'altro il mio oggetto, perché poi quello sapeva fare, no, Jeffrey Dahmer, non è che lui sapesse intessere chissà quali grandi relazioni sociali, per cui la gente se ne andava, non è che voleva stare con lui. Nell'atto dell'abbandono lui non ci stava e quindi lì allora era costretto, sentiva di essere costretto ad uccidere. Una volta Esatto. ucciso il corpo diventava il feticcio sessuale perché a quel punto non poteva scappare, non poteva abbandonarlo e quindi diventava l'oggetto del piacere. Poi chiedevano se fosse vero che tagliava parti di corpo, assolutamente sì, cioè nel senso che lui tagliava la testa. Alcune teste erano tra l'altro messe sotto spirito e mantenute, altre erano scuoiate totalmente, si teneva i teschi, altre volte si cibava di parti, cioè dice di aver mangiato un bicipite, di aver mangiato il cuore, quindi no, un po' come diciamo un parzialismo in qualche modo, no? Lui si attacca anche a parti del corpo, è tutto vero, Se cioè lui ha avete tutto. visto la serie, c'è cioè quella parte in cui il padre sta per scoprirlo con la scatola, ragazzi, anche quello è vero. Anche quella parte lì è vera, che lui conserva la testa per un po' in quella scatola. Quindi è tutto vero quello che vedete nel telefilm fondamentalmente. L'unica discrepanza, tipo quando fai della nonna che si arrabbia perché prende sto manichino, in realtà no. Lui, intimorito dei rimproveri del padre, lo va a buttare lui questo manichino nella realtà, lo confesserà perché vede che non gli dà soddisfazione, lo dichiara, cioè dicendo la stessa cosa, quindi lo butta. Là invece nel film fa vedere un pochino che si arrabbia perché la nonna gliel'ha buttato, invece no, lui capisce che deve andare oltre quel manichino e ha bisogno di altro e comincia a sviluppare altri tipi di fantasie. C'è la scena emblematica, no? Dove lui sogna del ragazzo che viene a casa, quello che fa jogging, no? Lo vedete? Lui immagina di aggredirlo, di farlo lì, è un po' registrato come dei flashback, no? Nella serie TV. Lui quelle cose veramente le pensa, perché le incontra tutti i giorni in quel tragitto lì. E da là si comincia ad accorgere che c'è qualcosa in lui che fondamentalmente non va. E Non quindi poi ci funziona. troviamo a quelli che passano dalla fantasia all'agito. Dice, ma perché ruba il manichino? Anche il manichino non reagisce come un uomo morto. Perché in realtà, in una prima fase lui non vuole uccidere. Cioè, il suo intento, come dicevo, non è uccidere, è quello di avere qualcuno accanto. E in un primo momento prova a fare questa roba qui con un manichino, nel senso, in fin dei conti, riproduce un uomo, riproduce una persona, me lo metto lì e cerco, no, di darmi calore con un manichino, però è un ossimoro in termini di darsi calore con un manichino e quindi capisce che il calore umano glielo può dare solo un essere umano e lì è tutto, ripeto, un'escalation. L'essere umano di certo non ci sta con te se lo costringi. Infatti c'è quella storia con quel ragazzo di colore a un certo punto, no? Che in realtà lui uccide non perché non voglia stare con lui, ma perché non si fida del fatto che gli dice tornerò. No? Lui, il ragazzo gli dice: io torno, vado a lavorare, ma torno, tra qualche giorno ci rivediamo. E lui questo non lo può accettare perché non ha fiducia. Cioè, le figure di riferimento gli hanno insegnato che quando gli dicono tornerò, se ne vanno. E quindi per lui quella è, no? Va bene così, allora posso, devo ucciderlo perché tanto non tornerà mai più. Ed è Questa cosa proprio così. dell'abuso dell'infanzia alla fine è una cosa che ha detto un amico di Jeffrey, però lui non l'ha mai raccontato perché lui non racconta mai di questo abuso. E visto che ha esternato veramente tutto, penso che avrebbe raccontato anche quello perché lui voleva, vi ripeto, investigare, no? Su cose che ha fatto esplodere questa cosa. Quindi lui non l'ha mai dichiarato, sono delle dichiarazioni che fa un amico di Dahmer, no? Insomma, ma a vedere quanto è vero tutto quello che è stato dichiarato. Volevo Poi solo rispondere un secondo, credo Valentina fosse, dice non giustificare non era normale. Qui non si giustifica, cioè nel senso noi come operatori del mestiere spieghiamo i fatti, non è che giustifichiamo. È chiaro che per noi è importante che passino le dinamiche, cioè perché un soggetto arriva a fare quello che fa. Poi è sì. chiaro che Io parliamo sono contento di... anche che gli hanno fracassato il cranio, ve lo dico cioè tranquillamente nel proprio, senso perché era un parliamo di... assassino, ha ucciso 17 persone, sono quelle le persone che dobbiamo piangerci, non di certo Jeffrey Dahmer. Assolutamente Noi no, però raccontiamo che cos'è che li spinge a fare e compiere quelle azioni, non li giustifichiamo, spieghiamo che cos'è che li porta assolutamente. a
Tra l'altro, dico, no, sentendo parlare la difesa, non era imputabile se non era malato lui. Tra avere un disturbo e non essere imputabile c'è differenza, c'è una differenza abissale. L'imputabilità non è data dal fatto che ci sia o meno una caratteristica psichica disfunzionale, ma dal fatto che quella disfunzione provochi un'incapacità di intendere e di volere, che in Dahmer è presentissima e noi lo capiamo non tanto dal tipo di omicidio che fa, ma da come si muove prima e dopo. Cioè, quello ci fa capire che lui è presente e lucido. Perché se no l'avrebbero scoperto dopo 3 secondi e mezzo, no? Perché una persona non lucida dopo non depezza i corpi in quella maniera, non si disfa dei corpi con l'acido, non fa quello che fa lui, non architetta quello che architetta lui. Non è che la lucidità tu la perdi 10 minuti d'omicidio e poi la riacquisti subito prima e subito dopo. Se una persona ha una disfunzione del pensiero importante, ce l'ha, punto, sempre, Magari non è. poi, quando avete mai sentito il vizio parziale di mente, no? E sentite sempre questa cosa, intendere e volere. A volte può avere l'uno e non l'altro, nel senso pratico. Intendere perché capisce, perché come diceva Roberta, lui escogita, adesca, prima, dopo, compie una serie di azioni. Però non è in grado di volere, ma non nel senso non lo vuole, anzi lo vuole, ma non lo riesce a controllare, quello è il volere. Cioè, quindi non riesce a tenere a bada quegli impulsi e quindi viene a decadere questa cosa, però è in grado di intendere, ma non di volere perché non si ferma. Questo più o meno Certo. semplificato molto il discorso. Sì. Però ecco, in questo caso c'è tanto quella di intendere, tanto più quella di volere. Quindi è chiaro che la difesa su che cosa deve far leva esattamente? Su quello, no? Su nient'altro, dato che lui è un libro aperto, come dici tu, racconta tutto. Quindi non è che possono dire no, non è stato lui, è stato assolutamente lui, lo dice lui stesso. L'unico modo che avevano per evitargli, in realtà, poi un po', nel caso una pena di morte, nel caso 100 milioni di anni di ergastolo, perché poi in America non funziona come da noi, è proprio, cioè si sommano gli anni, no? Quindi in realtà te li fai tutti, perché poi in realtà se c'hai, ecco, lui ha 17 vittime dichiarate, fatevi il conto di quanti anni magari, no? Erano sommati, la difesa fa quello che Esatto. può con quello che ha, voglio dire. Anche perché poi il vizio parziale lì non c'era, perché non tutte le vittime sono state uccise allo stesso modo e non tutte per lo stesso motivo o la stessa pulsione, mi spiego? Cioè, quindi già lui quando per esempio uccide una delle due vittime, non si sa in che stato mentale fosse, perché era ubriaco, manco se lo ricorda, lo ritrova morto il giorno dopo, quello che è l'albergo, quindi lì già bastava uno, no? Perché quindi ne ha uccisi 17, quindi veramente nulla l'avrebbe salvato da quello che si era beccato, c'era difficile. Va bene, ragazzi. Allora, oggi però una cosa speciale. Visto che noi vi salutiamo sempre, buonanotte, vedo che voi continuate a scrivere i commenti. Facciamo una cosa, noi vi salutiamo perché vi abbiamo tenuto 2 ore, è stata una piacevolissima serata, però voglio leggere i vostri commenti, ce li venite a scrivere quando volete, stasera, domani, dopodomani, sulla pagina di Facebook, sotto il post di questa serata, così veniamo a leggere un pochino cosa ne pensate di serate così, se vi è piaciuto, se vi sono rimaste delle domande, se avete da suggerirci altri casi, perché questi qua sono quelli emblematici, ma ce ne sono tantissimi altri e Tanti. anche li conosciamo. Però vedete, solo per aver parlato di 4 casi sono andati via 2 ore piene e poi c'è un mondo da scoprire. Quindi, innanzitutto, grazie, della compagnia e ci rivediamo poi settimana prossima. Quindi aspetto i vostri commenti e le domande sulla pagina Facebook. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti.